È lunedì sera, buona serata amici degli spettatori, torna a tempi supplementari, torniamo noi del calcio dalla Serie D alla seconda categoria, anche questa sera come di consueto con tantissime immagini, più di quelle che avevano preventivato perché poi ne arrivano da tutte le parti le immagini, e questa sera oltre alle nostre partite che fra poco vi elencherò, siamo riusciti a beccare le immagini di Sant'Angelo-Vertovese, questa vittoria della Vertovese è importante perché sbanca per la prima volta il campo del Sant'Angelo e poi vedremo la classifica. Con chi ne parleremo questa sera? Grandi portieri, partiti da me ovviamente, Sergio Gualeni, buonasera a tutti, Luca Carminati e Paolo Ficinelli, che non è un grande portiere, era un buono stopper Paolo. Ho iniziato anch'io da portiere, ho fatto due partite e poi... un quartetto di portieri, dell'Antenna 2. Allora pronti i portieri a essere criticati questa sera, anche se ieri non mi ricordo la Lovre, no, non ci sono colpe di portieri lì, perché... Penso che Flaccalori poteva fare poco sui gol della Virtus Lovere. Allora, di cosa parleremo questa sera velocemente? Le partite che andremo a vedere? Dopo di Inter, Milan, no? Atalanta. L'Atalanta, lasciamo perdere i rigori. Non tocchiamo quel tasto, andiamo avanti. In Serie D, come al solito, il girone B con le immagini a Virtus Bergamo, nel girone D invece con le immagini soprattutto al Breno. I temi della giornata, eccoli qua, velocemente andiamo a vedere. Un po' lontani, eh? Albino Gandino e Vertovese decollano. È vero, c'ho qua il foglio da vedere, ma più bello vedere. Albino Gandino e Vertovese decollano verso la vetta, è la prova per vedere se ci vedo ancora. Classifica incredibile, poi la vedremo in questo girone B. Nel girone C, Darfo un punto esterno, aspettando che arrivino tempi migliori, perché non è che questo punto faccia grandi cose, però in questo momento è così. In vetta si accorcia la classifica, promozione girone C, Pralonghese conferma la vittoria, si conferma anche a San Paolo, però il colpo di giornata è quello della Cavarnese, a vincere sul campo San Giovanni Bianco, attualmente imbattuto insieme alla Cavarnese, adesso l'unica imbattuta è la formazione di Foresti. Prima categoria, girone F, la Virtus Lovere che dedica, e poi avremo anche il messaggio che ha caricato i ragazzi della Virtus Lovere, ha dato ancora più carica a questi ragazzi, è arrivato poco prima della partita da Luca Vielmi, il giocatore che in questo momento, almeno sappiamo, fuori dalla terapia intensiva, il pericolo più grosso è passato, deve ritornare in forma questo ragazzo, tantissimi auguri. Rivediamo di nuovo i temi della giornata, eccoli qua, col Villa che non vuole essere a Cenerentola, dunque prima vittoria, primi tre punti, il Falco gol grandi firme, Franchini e Mostabilini, e in seconda categoria altro set per la Gandinese, altra tripletta di Masinari, vincono tutte le prime eccetto la formazione del Baradello. Allora, le immagini questa sera abbiamo detto la Vertovese del Sant'Angelo in girone B, Darfo e Valcalepio per quanto riguarda il girone C, la Pralonghese e la Cavarnese per quanto riguarda il campionato di promozione. In prima categoria staremo tanto sulla prima categoria perché abbiamo l'immagine Virtus Lovere, di Sarnico Cenate sotto, del Sellero che perde in casa con il Gorle e del Falco, e oltre al gol del Villadogna, al gol su calcio di rigore. In seconda categoria, sempre con l'immagine... Qualche intervista bomba ne abbiamo. Qualche intervista bomba, in che senso? Anche quella di, c'era anche quella di Cefis. È l'intervista di Cefis che prepara la partita di Darfo. Domenica sarà allo stadio... Posso darti là io, se no, Felix, dimmi te, presento io. Esatto, sarà lo stadio comunale di Darfo domenica prossima. Allora, partiamo velocemente con la Serie D, con il girone B. Questi sono i risultati, eccoli qua, con la Virtus Bari con... che domina, però viene raggiunta nel finale. Ieri mandava un messaggio il buon Luca del Nibbiano Giono, della festa di Nibbiano Giono in quel di Caravaggio, dopo la vittoria, mentre lo Scanzo, che fa ancora su in casa, questa squadra si conferma forte, batte l'Inter 1-2-1, vince il Seregno, eccetera, eccetera. L'attitudine di Marcos Gro ancora. Anche l'attitudine, infatti la classifica che adesso vedremo, vediamo che le formazioni bergamasche ad interno dai playoff sono Trizium e Scanza Rosciate, nessuno avrebbe mai detto, ci aspettavamo Virtus Bergamo, eccetera. Più in difficoltà paradossalmente il Caravaggio, che da alcuni anni si barca meno in questa categoria, non ha mai fatto grandi exploit, però ha sempre fatto questa metà classifica. È andata bene anche il Villa Valle, che si aspettava finalmente che arrivasse questa vittoria. Ghisalberti e Crotti sono due dei marcatori di questo successo, quindi se anche il Villa Valle comincia a ingranare per le formazioni aerobiche comincia a mettersi abbastanza bene la situazione. Voglio far notare però le Trentine sono ancora lì in fondo alla classifica, esatto. Conferma nella loro classifica, ecco, perché chi dice che il girone D dove ci sono le bresciane è un girone più semplice, beh, io credo che le Trentine proprio per tradizione e probabilmente anche per cultura
non hanno un calcio di alto livello in questa categoria, infatti sono tutte lì in fondo e fanno veramente molta fatica. Queste sono le immagini che arrivano da Scanzo per la vittoria dello Scanzo, se non sbaglio. Sì, le immagini dello Scanzo, lo sapete, che batte l'Inveruno. E se vediamo, mentre vediamo le immagini, se abbiamo guardato la classifica, cosa può voler dire che non ha fatto grossi inserimenti? Quindi Biondo o Giorno e la Trizio neopromosse sono là praticamente nei playoff. Cosa può voler dire? Io penso che l'entusiasmo ti aiuti molto. Due squadre comunque. Perché anche il Nibiano già non penso che abbia inserito. Esatto, però come ha detto Marco, però la scorsa settimana al telefono, cioè comunque è bastato cominciare a dare un'impronta sul fatto di dire ai ragazzi comunque possiamo anche starci, dobbiamo crederci di poter giocare a calcio anche nel girone di categoria superiore. Però poi c'è il morale, c'è l'entusiasmo, c'è succede tutte quelle cose che succedono a Gioia. Deve essere dell'altro, Carlo. No, perché... ma però tu sono due squadre che hanno fatto un grande campionato anche l'anno scorso. Cioè, Paolo. E lo Scanzo così grande non l'ha mai fatto. No, stiamo parlando però di Tritium. Scusa. Tritium è di Biondo Giorno. È di Biondo Giorno, stiamo parlando. No, ma stiamo parlando di loro due intanto, di neopromosse, Paolo. Okay, no, okay. Scusa, non ho tirato in ballo lo Scanzo. E io ritengo, non so cosa ne pensi tu, cosa sembrate voi, Sergio e Paolo, però questo qua per me è l'entusiasmo. E poi i giocatori ci credono. Arla, questi qua ci credono in quello che stanno facendo e alla fine vinci, rivincono, stravincono, perché comunque poi ti viene anche l'entusiasmo, ti viene tutto più facile. Ma io penso che la categoria però tra l'eccellenza e la D sappiamo che c'è un grande salto, quindi naturalmente significa che queste squadre avevano già una struttura di un certo tipo, cioè hanno vinto un campionato d'eccellenza già strutturati in una certa maniera, perché... Come ben sappiamo, cioè la categoria, cioè la differenza è notevole, quindi non penso che se hanno inserito poco, vuol dire che l'organico che hanno inserito tanto l'anno prima, cioè avevano già tanto. Certo. Dopo sì, però una volta facevi fatica dall'eccellenza alla Serie D, se non cambiavi un bel po' la squadra a salvarti poi in Serie D, mentre adesso con più facilità. Adesso la differenza dopo la fanno sempre i giovani, secondo me, in quelle categorie, perché i marchioni, diciamo, un po' tutte le squadre hanno dentro i marchioni. In D sappiamo bene che la regola dei giovani incide in una maniera determinante, quindi chi ha i giovani buoni, adesso magari c'è, diciamo, questa cultura di farne giocare, cioè di avere un pochino più fiducia di questi ragazzi, però devono avere qualità, cioè non esiste che una squadra, prendiamo anche degli esempi, Il Breno possiamo fare lo stesso discorso, non è promossa, però ha inserito anche giocatori di un certo livello. Cioè... Mentre di qua, come abbiamo detto, queste due, non dimentichiamoci di Brucia Porto e Ruggero Trapedi, che anche lui non ha inserito grossi nomi, anzi del Prato è stato bravo a portarsi spampati, a portarsi quei quattro che conoscevano bene. Sabato hanno faticato a Bolzano, hanno pareggiato proprio nel finale. Sì, non è una squadra che segna tanti gol, però è una squadra che vediamo in classifica, avendo come obiettivo la salvezza, si sta difendendo molto bene anche lei la formazione. Questa, se non sbaglio, deve essere la partita Virtus Bergamo. Villa Valle che ha vinto 3-2. Villa Valle che si è un po' svegliato, forse si sono svegliati i Croti e gli Gisalberti per il Villa Valle. Ora, anche se il mister in effetti predicava già nelle precedenti giornate, nonostante i risultati negativi, molta tranquillità, fiducia nella sua squadra. Dopotutto i nomi ci sono, perché Gisalberti, che sia un bravissimo giocatore per la categoria, non è certamente una novità. Crotti, nonostante passino gli anni, è sempre un giocatore formidabile, aveva solo bisogno probabilmente di trovare un po' la condizione. Ieri l'ha trovata, ha segnato un gol, ha trascinato la squadra, almeno stando a quello che dicono le cronache. E quindi questa è una vittoria importante per una squadra che secondo me non è destinata a fare un campionato di sola salvezza, ma a fare qualcosa di più. Sì, aveva già fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno ha inserito anche giocatori importanti sulla carta. Era partita male, partita molto male la formazione del Villavalle, e questa è la vittoria con Legnano, anche lei una neopromossa, la squadra che ha perso quello spareggio col Breno l'anno scorso, ripescata anche lei negli ultimi momenti, che sta disputando il suo campionato di salvezza. Poi vedremo anche il pareggio, se non sbaglio, la Virtus Bergamo con l'Arcona Tese, questo 1-1, e poi passeremo anche... Non viene che va la Virtus Bergamo, ma in realtà è Ciceranno ormai. Sì, Virtus è più Ciceranno. Quasi tutti gli effetti. È più Virtus Ciceranno, e dopo magari gli accodiamo il Bergamo, ma... Mi fate troppo lungo il nome per chiamare Virtus Ciceranno. Non è giornalistico neanche un po' questo nome. Esatto. E in effetti il Ciceranno ha buttato un po' al vento la grande opportunità di vincere, perché ha dominato la partita, vedremo anche le immagini,
ha segnato con merito, però quando non chiudi le partite è una vecchia legge del calcio che non va mai in disuso. Questa Arconatese, che non era posto grande squadra, è riuscita a strappare un pareggio. Sì, dopo aver battuto Serenio, questa è la respinta al portiere. Ci sta anche questo. Sì, è rimasto un po' sorpreso. Mi ha sorpreso, tiro dritto, però che ha messo la palla lì, ha stato sfortunato, si è trovato l'attaccante. È abbastanza fortuito, la palla si è infilata tra i giocatori. Questi sono i gol che arrivano, le emozioni che arrivano da Villa Valle, la partita tra Villa Valle e Legnano. Adesso se riusciamo a passare a Arconatese, Virtus Bergamo, poi andremo nel girone D a vedere questo Breno, questo derby di 4-2 fra Franciacorta e Breno, che insomma ha visto cadere, subire gol dopo parecchie giornate la formazione di Tacchinardi. Qua stiamo vedendo delle immagini, le immagini dove, torniamo a ripetere, come ha detto Paolo, la Virtus Bergamo che ha dominato praticamente quasi tutta la partita, non l'ha chiusa e poi alla fine trovi il gol del pareggio. Sì, beh, come non è facile, io faccio fatica a vedere certe immagini. In ogni caso è un Cisarano che, secondo quello che dicono le cronache, sta crescendo domenica dopo domenica. Sì, deve trovare probabilmente un po' più di continuità per quanto riguarda anche l'attenzione dietro, perché pare che il gol, vedremo dalle immagini se è così, insomma, sia stata una gentile concessione un po' del reparto difensivo, però vabbè. Ci sta bene o male, come diceva Sergio, ci sono tanti giovani che probabilmente devono trovare una loro collocazione idonea in questa categoria, non è facile, ci sono anche dei vecchi marpioni che bazzicano da queste parti e i giovani vanno veramente in grossa difficoltà, quindi ci può stare. Beh, ovvio. Passiamo dai al girone D di Serie D, andiamo a vederci i risultati. Il girone praticamente, noi lo chiamiamo Bresciano, dove sono inserite le Bresciane, qua siamo ancora su Arconatese Virtus Bergamo, abbiamo visto il gol della Virtus Bergamo, poi probabilmente vedremo anche il gol dell'Arconatese finale, qua maglia nera. Comunque sì. Comunque un dominio, no, noi ci stanchiamo dietro, però stavolta ho detto, si chiama Virtus Cisarano. Quattro volte che dice Virtus, è Virtus Bergamo, però se ti chiamo Se ti chiama qualcuno da Cisarano, però ricordati che quello che caccia i soldi ti dirà: ascolta, è giusto che la chiami Virtus Bergamo. Anche perché l'anno prossimo facilmente esatto. Si accorcia il nome, vedremo come si accorcia la Virtus. Si chiama Virtus con gli normalmente. Allora poi la chiamo Virtus con gli Arnaldo, ma normalmente tutte le fusioni partono con i nomi lunghi e poi ci si accorcia, ma neanche l'anno prossimo, molto, molto prima. Questi sono i risultati che arrivano per quanto girano il girone D. Vince a fatica la formazione. Vabbè, io faccio notare 6 vittorie esterne, 4 delle quali ottenute dalle formazioni che sono là davanti. Mantova non fa più le cinquine, però ne fa uno quanto basta con Altinier per vincere la partita difficile sul campo del Fanfulla. Sabato aveva giocato anche il Mezzolara, aveva vinto 2-0 col Sasso Marconi. Vince anche la Correggese contro la Calvina, non 2-1 ma in realtà 3-1. Una Calvina che ha cambiato allenatore e aveva ottenuto una vittoria anche incoraggiante domenica scorsa, però poi ieri in 10 minuti hanno vanificato tutto, perché tra l'80esimo e il 90esimo hanno subito i gol della Correggese che hanno determinato questa sconfitta. Vediamo la Calvina ancora ultima praticamente in fondo alla classifica. Questo è il gol che arriva da Lodi, dove il Mantova spugna il campo del Fanfulla. Sì, una difesa che concede colpevolmente spazio ad Altinier nei pressi dell'area piccola e quindi non... Sì, dopo lui l'ha girato bene. Sì, ok, certo. Però tu non devi concedere un metro a un giocatore così. E qui siamo anche alle immagini di Ciliverga e Alfonsine. L'Alfonsine, che ne aveva presi 6 dal Breno, va a sbancare il campo del Ciliverga, che sta vivendo probabilmente una fase non nera, ma di più. 3 sconfitte consecutive, eliminazione dalla Coppa e un futuro alquanto incerto. L'attacco fa fatica, Confalonieri ha sbagliato un calcio di rigore, Berta è uscito con uno zigomo fratturato, ci diceva esatto. Prima Luca. Beh, è ovvio che ho sentito loro di essere lunedì in una trasmissione, dalla partita col Mantovan Coppa, dove hanno eliminato il Mantovan Coppa, 3 infortuni piuttosto gravi, a parte quello di Angelis davanti, sì, che è ovvio. Sì, un'assenza che pesa. A centrocampo, eccetera, e da lì, magari non è stato solo quello il problema, ma da lì sono nati un po' i problemi del Ciliverga, che vediamo a quota 8 rischia di essere risucchiato in zona play-out praticamente. Sì, praticamente sì, e io francamente non so quale sarà la cura. Domenica scorsa, dopo la sconfitta di Breno, si sono messi in silenzio stampa,
Non so ieri quale sia stata la reazione della società, però di sicuro qualche correttivo va apportato, perché il campionato del Ciliverghe doveva essere ben diverso da quello che sta disputando. Poi va tutto storto, si fa male tutti, c'è anche questo, anche Berta che viene, sì, cioè sfortunatissimo, poi là già hanno ancora fuori gente importante, questo che sbaglia, va tutto storto, quando va tutto storto ragazzi, c'è niente da fare. Sì, non è una squadra che è partita con grosse ambizioni, onestamente il Ciliverghe... Insomma, le interviste estive, io ricordo insomma che c'era un certo ottimismo, poi non si parla di playoff, però in maniera abbastanza così, neanche tanto velata, si è fatto capire che si voleva fare un campionato di un certo livello. E poi arriveremo al derby, lì c'è stato spettacolo, c'è stato un 4-2, sì. Risultato un po' più bugiardo perché è stato il Breno a far tanta partita. Risultato molto bugiardo, vedremo credo a breve le immagini di Sporting Franciacorta Breno. Io allora l'Eurogol di Triglia, sì, bellissimo, un gol del 4-2 che non è servito a nulla, però dimostra che comunque il giocatore è sul pezzo, ha dei grandi numeri, ha già fatto 7 gol in questo avvio di stagione, non è male per uno che ha sempre fatto l'eccellenza nella sua carriera e l'anno scorso ha debuttato col Calvina. Però se vediamo le immagini, Breno ovviamente in maglia granata è stato protagonista nel primo tempo, hanno sempre attaccato i giocatori del Breno, però il gol lo ha fatto la formazione avversaria. Poi le immagini, ci sono alcuni problemi con alcune immagini, è difficile poi andare a vedere anche alcuni episodi salienti. Di sicuro Botti arrivava con la porta inviolata, 4 partite senza prendere gol, ne ha presi 4 in un colpo solo, ma io credo che il mister del Breno debba comunque essere soddisfatto, perché la squadra ha giocato, è stata sconfitta per situazioni di amnesie che non dovrebbero esserci, ma può capitare che ci siano, ma questo nulla toglie alla forza di questo Breno, che comunque è una bella realtà di questo calcio. Stiamo vedendo un monologo, non sono immagini che abbiamo qui tagliato. Il capitano si divora un gol incredibile. Bravo portiere, però. Vedi, bravissimo il portiere. Ragazzi, diamo un miracolo al portiere. Quando tu hai la palla lì. Sì, però reattivo, bravo, esplosivo il portiere. Certo. Cioè, diciamo che a volte... Cioè, siamo qua a criticarli, ma diamo anche merito a questi grandi parate. È impressionante come... Il gol del pareggio, un autogol. State vedendo questa partita, state vedendo in questo momento queste immagini e dire che la squadra bianca ha vinto 4-2. Esatto. Sì, perché poi c'è stato un... ecco, tifosi del Breno. Infatti ieri ho scritto i tifosi, ieri hanno vinto i tifosi. La squadra, ma anche a fine partita giravano le immagini anche sul sito del Breno, insomma della squadra che è andata a prendersi i meritati applausi della sua tifoseria, nonostante la sconfitta c'è grande entusiasmo. Io vado sempre a vedere le gare intere del Breno, devo dire che c'è un entusiasmo incredibile, e anche se a volte non va la partita come loro si aspettano, come sperano, però l'entusiasmo non manca, il sostegno alla squadra è sempre costante. Sergio, è tornato l'entusiasmo di una volta, quando Darfo Breno era naturalmente dei suoi tempi. Naturalmente Breno è una piazza, adesso è una piazza importante, qua, anche un pasticcio. Sì, qua un pasticcio difensivo che non si sono parlati due portieri, che costa probabilmente più del dovuto per quel che riguarda questo Eurogol, e di conseguenza, cioè, come diceva Carmine prima, le partite poi hanno la loro storia quando si incanalano su un certo binario. Io non ho visto la partita vedendo le immagini adesso, cioè finire il primo tempo non in vantaggio di un paio di reti, penso che sia stata la colpa che se si può chiamare colpa di questo Breno. Dicevamo prima, l'entusiasmo alle stelle, società solida, che ha impostato un certo tipo di discorso, ecco qua. Questo è il gol rovesciato, una rovesciata. Rovesciata. Anche se io preferisco il gol del Cino Berlinghieri, onestamente. Sì, molto. Bello anche questo, però. Anch'io l'ho votato. Esatto. Devo dirtelo. Esatto. Anch'io ho votato il gol del Cino. Esatto. Due euro gol ieri, uno è questo. Sì. Bello, rovesciata volante, però praticamente era sotto porta. È ovvio, poi non è facile agganciarla, non è facile farlo, però. E quindi a Breno tanto entusiasmo, e penso che siano giustamente orgogliosi anche della prestazione, perché senza le immagini altro che continuano a scorrere, cioè, i bianchi mi sembra che abbiano fatto solo le occasioni dei gol e basta, quindi Breno avrà tirato in porta 15 volte, quindi penso che possano essere non soddisfatti, perché soddisfatti a perdere è una parola grossa, però della prestazione penso che siano soddisfatti. Domenica Altassara arriva la Calvina, squadra l'ultima della classifica. Però sono quelle partite che se le affronti convinto di essere il più forte è la volta buona che ti porti a casa magari qualche figuraccia. Quindi io credo che con Tacchinardi questo problema non ci sia.
questa sconfitta sicuramente brucia, e quindi mi aspetto un Breno combattivo e determinato già domenica. Anche perché, come abbiamo sempre detto, e poi adesso ci fermiamo per la pubblicità, il Breno di Tacchinardi, già dall'anno scorso come anche quest'anno, la sua impostazione di gioco, lo vediamo ancora giocare così, giocare palla. E infatti quello che sorprendeva era che non subiva gol nelle ultime quattro giornate, perché segnare ne segna tanti, però di solito lo subiva. Gliel'hai guffata bene. No, continuare a farlo notare questo passaggio. È andato a fare sto passaggio del portierino, adesso ha preso quattro canne insieme. Però ecco, ho fatto il vantaggio in questo 2002, credo sia, questo ragazzino, infortunio di serie, ha dato, diciamo, spazio a questo ragazzo che, cioè, con un 2002 in porta a quei livelli qua, se di là dei gol, che tra l'altro non è che mi sembra che abbia delle grosse responsabilità, a parte l'incomprensione lì che non sappiamo se la colpa sia la sua o quella del difensore, che secondo me in quel caso lì, cioè, è un 50-50, ovvio, però per il resto penso che stia facendo un campionato. Sì, non ci ha pensato due volte poi Tacchinardi, certo. A momento di serie. No, non gioca più serio. In serie dei botti. Io te l'ho già detto il mese scorso, non gioca più. Beh, anche è vero che in quel momento c'era un infortunio a Capitanio. Sì, ci fermiamo. C'è stato un infortunio a Capitanio e dunque eri anche costretto a mettere il 2001-2002 in porta, sapendo che aveva valore. Pubblicità, poi rientriamo ancora con l'intervista magari a Tacchinardi e poi passeremo all'eccellenza. Dai, per chiudere con la Serie D andiamo a sentire Tacchinardi, che magari un po' che non lo sentiamo, lunedì scorso non mi ricordo se l'avevamo sentito. Allora andiamo a sentire Tacchinardi anche dopo la sconfitta, come l'ha presa lui, ovvio, abbiamo detto tutti, la prestazione comunque è buona. Sentiamo. Sì, è un peccato, c'è grosso rammarico da parte dei ragazzi, da parte mia, perché abbiamo giocato una grande partita, abbiamo fatto un'altra ottima prestazione, rovinata purtroppo da 10 minuti, come diceva, di blackout, sulla stessa cosa che è successo a Correggio. E ripartiamo martedì dalla prestazione, cercando sempre di correggere gli errori come abbiamo fatto sempre fino adesso, e però dispiace perché abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, abbiamo anche nel secondo tempo comunque creato delle belle occasioni, peccato per quei due lanci lunghi da dietro dove ci hanno beccato un po' in profondità, e quando concedi la profondità ai giocatori come Bertazzoli e Bardelloni, insomma, ti fanno male, e questo è successo. E poi la partita è finita dopo il 3-1, poi dopo c'è stato il 4-1 su un gran gol su punizione, ma su 4-1, sai, tre gol in 20 minuti contro Franciacorta è dura farli, ci abbiamo provato, sono soddisfatto, però come ho già detto c'è grosso rammarico per come abbiamo giocato e per come abbiamo interpretato la partita. Questa è una cosa importante perché è una squadra costruita per giocare a calcio, i punti dobbiamo raggiungerli giocando a calcio, i punti sono tutti importantissimi, l'obiettivo rimane la salvezza e dobbiamo continuare il nostro processo di crescita, il nostro iter di gioco, e quindi ogni allenamento venirà al campo per migliorarci, e consapevoli però che in questa categoria certi errori ci costano caro, ed è un peccato perché roviniamo delle belle partite, come è già successo in passato. Questo Tacchinardi, Serie D, torniamo domenica prossima, tanto Paolo sarà verso il derby al Tassara. Se non dovrebbe, se Paolo fa le gota la domenica, giusto che vada al Tassara. Esatto, perché mai niente fa Paolo. Super Paolino. Lo mandiamo al Tassara, verso Breno Calvina, partitone. Allora, andiamo verso l'eccellenza, andiamo verso i risultati del Girone B, avremo le immagini della Vertovese che spugna il campo del Sant'Angelo, così sorpresa la trovate Stefano, dove le trovate Stefano? Stefano, andiamo a salutare anche Stefano Savoldi. Innanzitutto, buonasera a tutti, Arnaldo si dimentica. Sì, ma sei un pacchetto nella trasmissione, dunque va bene. Rientro, non so neanche più a salutarti. Sono sponsor già. Esatto, okay. Gli sponsor, già da solo gli sponsor dietro, dunque. Esatto. Stefano. Ieri ho seguito Faneghese d'Arfo, ma adesso parliamo di questa immagine vertovese. Sì, sì, lo trovate su YouTube, appunto sintesi della partita. E poi ha sentito il telefono Locatelli, mi ha detto è stata una partita equilibrata, la Vertovese andava a giocare con quella che era la capolista, ha fatto imbattuta, ha fatto battaglia giocando di rimessa, e Locatelli molto onestamente mi ha detto che se domenica se l'aveva detto parecchio con l'abito, stavolta il rigore in suo favore secondo lui non c'era, però l'ha avuto e quindi di fatto ha recuperato i tre punti che ha perso domenica. Questo cosa significa? Ce lo vediamo, Questo cosa significa, caro Stefano, che nel calcio prima ti tolgono, poi ti ridanno. Sì, non è matematico, però. No, mai sentita quella frase qua? No. Io oddio, non è proprio sempre così. No, è così, vai tranquillo. Di solito non è così veloce, perché in una settimana ha avuto quello che gli è stato tolto, però diciamo che l'Atalanta a Roma gli è stato tolto per due volte di fila. Io, in città normale, l'avrei fischiato anch'io, però questo, scusami, ma
Questa è Serra Lunga. La velocità normale, Stefano, l'avrei fischiato anche. Ah, vedo, può vederlo a rallentatore. Ah, vederlo a rallentatore, ragazzi. Locatelli mi ha detto: il fallo è nostro sul loro difensore. Ascolta, ti faccio una domanda. Era fallo quello su Immobile, il secondo, non il primo che non c'era. A Roma con la Lazio, la Tanta. Non l'ho con visto. Con De Ronca ha messo la gambina lì su. Non Immobile. L'ho visto niente. Ecco, anche questo ha messo. Cioè, se vogliamo, non è fallo. Questo ha messo il gluteo, non ha messo la gamba. Si è girato. Sì, si è messo col corpo davanti al giocatore Vertovese. Insomma, non è proprio così che non ci fosse. Un arbitro poteva anche fischiarlo, secondo me, questo calcio di rigore. Poi non ce l'abbiamo viola, cioè non c'è. Sì, c'è esatto. Un secondo. Cioè, esatto. Ha visto che a velocità normale, cioè, ci sta che uno fischi il rigore. Cioè, anche noi l'impressione che abbiamo avuto all'inizio. Dopo vedi il replay, dici: ah no, però lui si è messo davanti, ha coperto la palla. Vabbè, ma se uno copre la palla non è che tu lo devi abbattere. Perché il difensore non ha preso palla, allora velocità normale ti fa ingannare. A proposito, come può essere il discorso di Immobile, perché ha visto che oramai tanto da lì non faceva niente, ha messo la palla, è il difensore che deve stare attento. Torna dietro Felix, lo rivediamo. Perché però sai la cosa fondamentale, secondo me è anche urlato. Sai, sono piccole cose che ti nel cadere urli, vai giù, ma è rigore, fischi tutta la vita. Poi rivedi adesso e dici: bravo, l'ha cercato, è stato furbo, però... Sì, l'abito non ha avuto dubbi. Ma non c'è la VAR a Vertova o a Sant'Angelo, qua è il rigore, fine, cioè ci sta. Ed è arrivata questa vittoria della Vertovese, importante come quella dell'Albino Gandino, importantissima, perché guardavo prima, ne parlavamo con Sergio e Paolo a salire, Albino Gandino adesso ha due o tre... Ci toccheranno ferro Albino Gandino. Prego. Ha due o tre partite che... Dal Cologno domenica prossima allo stadio Alex Falco, a altre dopo li vado a guardare un paio di partite con le ultime della classe. Mi scuso col mio amico Roberto, ma te la guffata. No, non te la guffo. Ti conviene giocare a 5 domenica, perché alla fine quando parla guadagni, tu pensa, caro Roberto, la dici che guadagna, ha continuato a sostenere che il Breno, da quando c'è sul portierino, non ha mai preso gol, ieri ne ha presi 4. Quindi adesso. Oddio. Porti bene. Prima o poi il gol avrebbe. Sì, ma non quattro insieme. Cioè, oddio, c'ha il Ponte Lambrese fuori casa, dopo arriva la Sant'Angelo l'ex Falco, non è che ha due o tre partitine così. Sì, sì, però adesso ha una classifica importante, l'Albino Gandino, come è importante anche quella della Vertovese. Questo ti dimostra. Un punto, eccola qua la classifica. L'Albino Gandino è a due punti dalla Vertovese. Questo girone qua i livelli, secondo me, non sono Chelsea. Sì, c'è qualcosa che... Hai per piacere. Allora, abbiamo detto Casatese Rogoredo e Albino Gandino, le prime due giornate erano giù a zero punti perché abbiamo perso tutte e due, adesso le vediamo là in cima alla classifica. Casatese è una delle favorite, se vogliamo. Forse, insieme a Sant'Angelo, l'unica che vuole vincere questo campionato per me, che anche se lo vince non si spaventa. Le altre... qualche paura se vince solo il campionato ce l'hanno. Sì, sicuramente è molto livellato e si fatica a vedere una squadra in grado di comandare, però questo non è certamente colpa di Albino Gandino di Vertovese. Loro ovviamente fanno il loro campionato, come hai detto giustamente tu. L'Albino Gandino domenica è una grossa occasione, perché il Cologno è una squadra in difficoltà, in casa con la Vertovese ha perso 7-1, ma ne ha perse tante altre in maniera netta. Per quanto riguarda invece la Vertovese, la sfida sarà opposta, perché arriverà la nuova capolista, il Giussano. Ma è quella che si aspetta la Vertovese, sono le sfide belle per la Vertovese, quelle giocate in casa, e vedremo, anzi c'è l'occasione per andare magari a agganciare questa formazione in classifica. Cosa ha cambiato, Sergio, se andiamo a vedere l'Albino Gandino, cosa ha cambiato Roby? Secondo me quest'anno subisce molti meno gol, non c'è più il Ciupa, allora dice: non riesco più a segnare 2-3 gol a partita. Una gestione magari diversa, naturalmente. Poi il valore medio della categoria naturalmente incide, perché io adesso non so, non sono addentro, non vorrei dire, però se il valore medio, come dite voi, è leggermente inferiore, con qualche accorgimento, cioè perdi un giocatore determinante, diciamo così, o perlomeno di una certa importanza davanti, ti strutturi un pochino meglio nella gestione o nello svolgimento tattico, diciamo così, della squadra, copri un po' di prendi meno gol e naturalmente, come sempre nel calcio, se prendi meno gol fai più tanti punti. Sì, perché le squadre di Roby, l'abbiamo sempre detto, sono squadre che propongono tanto, che segnano tanto, che fanno bel calcio, che subiscono anche di riflesso tanto. Quest'anno, dopo le prime due giornate, cioè 2-1 con la Vertovese, 2-0 Ginate, la squadra ha cominciato 1-0 fuori casa, 1-0 fuori casa, ha cominciato
a segnare il loro golettino. Sì, avevamo diversi dubbi manifestati ovviamente anche qui sulla sostituzione di Confalonieri e come hai detto giustamente tu Arnaldo. Anche se Tiraboschi sta facendo il suo. Esatto, nelle prime partite faceva fatica, poi però Tiraboschi ha cominciato a far gol e mi sembra che Carobbio sia tornato quello di 3 anni fa, sia tornato molto brillante, come non lo si vedeva da tempo, e ovviamente in questa maniera è riuscito a sopperire, sta riuscendo a sopperire all'assenza di... E l'ha butto lì a Carminati, tanto per dire, intanto Carminati qualcosa dirà. Se a Natale arriva così la classifica da Bino Gandino, magari Gotti, non dici che Gotti c'ha la voglia? Perché Gotti? Bisognerebbe chiedere... Bogazzi, Radici. No, esatto, perché stai parlando a più, uno a quel dei più punto arrivi a un punto dalla prima. Stai parlando di uno dei più grossi imprenditori bergamaschi, Gotti, quindi no, io più che Gotti dovrei sentire l'uomo delle piscine, dovrei sentire Bogazzi cosa ne pensa, perché sai... È lui. Se arrivi a Natale a un punto ancora dalla prima, sai... Io sono convinto che ci proverebbero, sì, sì, sicuro, ma poi anche perché Roberto... Vedi che lui non ha mai sdegnato di fare i playoff, se poi lì a giocarsi il primo posto tanto meglio. Poi quando vinci ne parli dopo, dove vai a giocare, se vuoi stare, se vuoi rimanere. Comincia a vincere. Secondo me se sono lì loro ci provano sicuro. Stefano, la Vertovese? Beh, la Vertovese... Dobbiamo ancora decifrarla come squadra, perché è ancora indecifrabile dalla caduta alla vittoria sonante, alla vittoria di sorpresa, però... Sì, devo dire, se l'è sempre giocata alla pari con tutti. Paradossalmente ha perso le partite che ha giocato meglio, esatto, e magari ha vinto quelle in cui ha brillato meno, per esempio contro la Lemine, o ieri, anche se ieri di fatto era una partita dove obiettivamente non potevi andare a imporre il tuo gioco, perché andavi in casa di una squadra molto tecnica, dovevi andare a fare battaglia. La Vertovese, secondo me... ha le caratteristiche del proprio mister. Vedendola giocare è molto simile alla squadra dell'anno scorso e più passa il tempo più si avvicina. Ovviamente nelle prime partite ha dovuto trovare la quadratura, ha avuto bisogno di un po' di tempo. Secondo me, l'ho detto più volte, la squadra probabilmente non è nello stesso livello dell'anno scorso, ma complice un campionato probabilmente di livello leggermente inferiore, secondo me può giocarsela per stare dalla parte sinistra della classifica. Sì, ha vinto con questo Sant'Angelo che ha Zenga davanti, ha un centrocampista che adesso mi sfugge il nome, che ha fatto categorie superiori, abbiamo visto la piazza importante perché la tribuna piena, la curva con gli ultras eccetera, vincere là. Sì, non era facile. Poi se parliamo di equilibrio, se parliamo di mancanza di una squadra che in questo campionato vuole vincerlo, dobbiamo parlare per forza dello Zingonia Verdellino, perché è la squadra che in estate è stata costruita per star davanti e sta facendo tantissima fatica. Ieri ha pareggiato in casa con il Codogno, che è una delle squadre obiettivamente meno attrezzate di questo campionato, e quando tu hai due Ferré e compagnia in squadra, mi sembra una gran parata. Attuati? Sì. Oh, cioè non è facile, anche perché ti rimbalza davanti, ci vuole un conseguito di fortuna o di bravura, però alla fine devi avere una palla difficile che ti rimbalza davanti sulla traversa. Diciamo che è stata una gran parata. Che ieri ha giocato Attuati in porta. Sì, esatto, 3 partite che gioca Attuati, ovviamente Attuati è un 99 e gli fa anche la regola. Dunque questo è importante. Andiamo sull'altro girone, ovvio, chiamiamo a questo punto Vertovo, ma è inutile chiamarli, domenica lo pubblico Vertovo perché è sempre piena la tribuna di Vertovo, dunque è inutile anche chiamarli. Arriva Giussano, verissimo. Arriva l'occasione di essere lì, magari balzare in vetta la classifica, perché se vincesse la formazione vertovese andrebbe a agganciare, poi bisogna vedere cosa fanno Albino Gandino e altre, ma... insomma, si aprirebbe una classifica veramente ancora più incredibile per le nostre due formazioni. Il girone C invece propone questi risultati: Cazzagonato di Cefis, che poi lo sentiamo, batte il Prevalle 2-0, Forza Costanza Castiglione, questa la grande sorpresa, non solo la vittoria ma del risultato 4-0 sonante. Governolese Ghedi 1-1, Lomezzane San Lazzaro 2-0, Offanenghese Darfo 1-1, Telgate Romanese 0-0, solita sterilità del Telgate, Valcaleppio chiude 1, la recupera il Valcaleppio nei minuti finali, la Bedizzolese che vince Vovarno, e attenzione a questa Bedizzolese. Io? Ieri sera mi è arrivato un messaggio simpatico da un tuo collega dicendomi: puoi dire che la Forza Costanza ha dato lezione al Castiglione di calcio? Quindi volevo salutare bene tutto il tuo collega Mario Martinelli, che comunque lavorava con me a Sella TV, però ha detto che ha fatto una super partita, la Forza Costanza ha dato una lezione di calcio fuori casa importante, quindi diciamo che la Forza Costanza, Paolo, sta trovando quella continuità che è dall'anno scorso, cioè sta... Cioè sembra che non gli pesi non pesa la categoria, boh, non lo so. Domenica scorsa ha vinto Lumezzane. È una scoperta positiva, ragazzi. Stiamo dicendo questo. Ha vinto Lumezzane e ieri ha battuto il Castiglione. Stiamo parlando di due squadre che in estate non hanno nascosto le loro ambizioni di arrivare là in alto. E se tu ti liberi dal Castiglione con questa facilità, esatto, è perché probabilmente hai sia entusiasmo,
hai forse anche la follia di chi magari non ha nulla da perdere. Questa deve far calecchio più di uno, sì, sì, certo. Sì, okay. Hai la follia di chi non ha nulla da perdere, però hai tanta sostanza, tanta organizzazione, tanta forza, perché non puoi spiegare un 4-0. L'1-0, sai, può essere anche frutto di un episodio o quant'altro, ma 4 gol a Maccabiti, Barua e a questa gente qui, esatto, insomma, vuol dire che sei veramente grande Martinello. Poi Sergio cambierà qualcosa, ma quello che stanno dimostrando anche qui, come abbiamo detto in Serie D, le sorprese, neopromossa la Romanista, non è neopromossa ma si è salvata nei play-off l'anno scorso, ci vediamo quasi come neopromossa, e la forza e costanza senza grossi inserimenti. Tu hai detto i giovani ci sono ancora quelli, però non subiscono gol. La Romanista è una difesa ferrea, la forza e costanza anche lei molto quadrata prima di fargli gol. Sì, sicuramente la fase difensiva, ci ripetiamo un po' quello che abbiamo detto prima, la fase difensiva è sempre determinante per portare a casa i risultati, cioè in Italia nei dilettanti, non solo nei dilettanti, anche in quelli più grandi, se poi guardiamo alla fine le prime della classifica sono quelle che subiscono meno gol. Naturalmente per quel che riguarda queste squadre la continuità poi la fa la padrona. Per vedere la vera ambizione poi bisogna verificare nel proseguo del campionato, perché adesso comunque sia non dobbiamo dimenticare che siamo, okay, alla settima, ottava di andata, però naturalmente, come giustamente diceva Paolo, se uno fa determinati risultati con squadre strutturate in una certa maniera, non è che nasce dal niente, quindi vuol dire che l'organico e la società sono strutturate per fare un certo tipo di campionato. E qui c'è la grande esperienza di Lorenzi, che a pochi minuti alla fine dice qua bisogna trovare la soluzione, inventare qualcosa. Si è inventato un rigore, subito il fallo c'è, però è stato molto bravo lui a propiziarsi. Insomma, i talenti sono anche questi giocatori, non solo quando segnano e perché segnano, ma perché sanno togliere castagne dal fuoco al momento opportuno. L'abbiamo detto più volte anche le scorse puntate, Lorenzi, gli ultimi tre campionati di eccellenza che ha giocato li ha vinti, ovviamente non lui, la sua squadra, ma ha inciso in maniera determinante. Volevo dire una cosa rapidissima sulla forza e costanza: sinceramente sono molto stupito, perché l'organico ovviamente ha cambiato qualcosa sui giovani, ma è praticamente quello dello scorso anno, sorpresissimo in promozione, grande stagione, vittoria ai playoff, ma così positivo in eccellenza non me l'aspettavo. 3 anni fa la Forza Costanza aveva ripetuto lo stesso percorso, vittoria addirittura lì del campionato in promozione, poi però in eccellenza aveva fatto 10 punti tutto il campionato. Sono sincero, mi aspettavo un campionato simile, e invece dopo 5 punti in 5 partite ha piazzato 2 vittorie di fila di questa caratura, che davvero danno il segnale di una squadra competitiva anche in questa categoria. Non in questo campo, perché questo è il campo del Vaccarello con Chiudo 1, l'1-1 che è arrivato, ma sul campo del Forza Costanza andrà al Darfo fra 15 giorni e seguirai ovviamente questa partita, che ricordiamo va in onda alle 20:30 sul canale 88 dalla domenica sera, le trasferte del Darfo, sempre commentate da Stefano Savoldelli alla domenica sera. Noi ci fermiamo, breve pubblicitario, rientriamo con Ofanenghese e Darfo ancora in questo girone. E per chiudere il derby, perché il Valcaleppio Chiudo 1 era un derby piuttosto sentito fra queste due formazioni, sentiamo Del Piano, fine partita, allenatore del Valcaleppio. Ma diciamo che nella prima ora abbiamo sofferto un pochino i movimenti, perché comunque loro erano dinamici, avevano voglia, esattamente come ce l'avevamo anche noi, però non siamo mai riusciti a sfruttare questa situazione con Lorenzi e Gugolatti, che erano due comunque che insieme possono dare fastidio, li abbiamo sfruttati poco. E siamo stati imprecisi in alcune situazioni, abbiamo avuto anche qualcosina nelle situazioni da fermo, però non siamo riusciti a sfruttarla. Poi abbiamo cambiato sistema di gioco, perché comunque abbiamo avuto alcuni infortuni, abbiamo pensato a sfruttare le caratteristiche dei giocatori che c'erano in campo, e lì abbiamo fatto secondo me una mezz'ora molto buona, abbiamo avuto una grande occasione a tu per tu col portiere, che poi non siamo riusciti a concretizzare, e nel momento migliore ci hanno fatto gol loro su una ripartenza. Però la squadra mi è piaciuta, perché non si è persa d'animo, malgrado insomma, tutto quello che stava accadendo, e dopo aver preso gol nel momento migliore, la squadra ha reagito, da squadra di carattere qual è, e siamo riusciti a trovare il pareggio, poi ci abbiamo provato, ma eravamo uno in meno e quindi è stato tutto più difficile. Questo è Del Piano, immagini, Ofanenghese Darfo, Stefano da seguire la partita, cominciamo con la cronaca Stefano, abbiamo detto un Darfo che due facce, diverse, completamente diverse, fino a 1-0 per lo Ofanenghese non c'era il Darfo, poi quando sembrava il tracollo invece
Sì, sono d'accordissimo con te, l'hai vista anche tu ieri intera, quindi è stato assolutamente così. Non ho guardato il Milan, ho guardato Faninchese d'Arfo. Sei un grande, Arnaldo. A me Sergio Guarini ha guardato il Milan ieri sera. Sicuro? Vai. Sì, hai detto... Non ti chiedo niente di Sergio sul Milan. Vai con Faninchese d'Arfo. Hai detto giustamente tu... Il primo tempo lo Faninghese ha giocato molto meglio, Dafo ha difeso col baricentro basso e ha faticato a contenere. Lo Faninghese ha creato 4 occasioni, le state vedendo. E in avvio di secondo tempo l'ha sbloccata. Da lì, obiettivamente, la partita a sorpresa si è ribaltata. Il Dafo ha preso in mano il pallone del gioco, ha cominciato a spingere con convinzione e lo Faninghese ha perso tutte le sue sicurezze. Si è chiusa dietro, ha preso l'1-1 e poi il Dafo ha spinto, ha anche avuto 2-3 occasioni per vincerla. A dire la verità, in pieno recupero, in mischia, lo Faninghese poteva addirittura fare il 2-1, però nel secondo tempo il Dafo obiettivamente ha creato molto di più e ha giocato molto di più. Devo dire, è un segnale molto positivo la reazione della squadra, perché nelle 3 trasferte precedenti che viste da me, la squadra aveva retto, seppur a fatica, fino al gol subito, questo gol di Bamba dello Faninghese. E poi, una volta subito il gol, si è sempre sfaldata in maniera netta. Stavolta invece la reazione della squadra c'è stata veemente ed è davvero un segnale importante. Altro segnale che andiamo a parlare di questa partita che abbiamo visto ieri. Allora, Zanotti non pervenuto. Sì, questa è un po' la mancanza. L'ho criticato molto anche in telecronaca perché lui ha rapidità e tecnica. E in una situazione come quella di ieri, in cui non hai Ademi perché non stava bene, ha giocato gli ultimi 20 minuti, ma era evidentemente in condizioni precarie, in cui di fatto davanti giochi solo con Baccanelli, sono Piantoni e Zanotti che devono prendere in mano la squadra. Piantoni l'ha fatto, è in netta crescita, dopo le prime sfide. Questo è il gol annullato? Sì, questo è il gol annullato, ma aveva fischiato molto, molto prima l'arbitro. Per fuori gioco. Non si può parlare di gol annullato perché l'arbitro aveva già fischiato. Effettivamente è fuori gioco. Esatto. Vediamo gli uomini in aria. Sì. Dicevo Piantoni dopo le prime sfide in cui non era... Il secondo che è rientrato, non lui? Sì, ma era più avanti. Era più avanti, sì, sulla conclusione era più avanti. Comunque, dicevo, Piantoni nelle prime sfide non era particolarmente brillante, adesso lo è, ieri il trascinatore della squadra, davvero prestazione di altissimo livello, questo è il pareggio del Darfo. Mentre Zanotti invece continua a latitare ed è un giocatore che al Darfo davanti serve come il pane. Ma io voglio sapere, cosa vi aspettate voi da Zanotti? Il dribbling... Il dribbling è la conclusione, spesso e volentieri non lo cerca neanche. Poi puoi sbagliarlo, però una mezza punta. Ma hai 10 anni che è così comunque, cioè io non so voi... Beh, io l'avevo visto altre volte. L'ho visto a Sarnico quando ha iniziato la anche carriera. Anche a Mappello, così. Più brillante. Ieri sbagliava anche i controlli, sbagliava anche gli appoggi. Una mezza punta quantomeno deve provare a incidere. Poi ripeto, l'uno contro uno lo puoi sbagliare o lo puoi centrare, però devi provarlo, se non lo provi neanche... Io sono seriamente preoccupato perché se non vinci queste partite qua, francamente, i punti con chi li fai? Perché c'è qualche protesta? Stiamo andando per cosa? Controllo di braccio, dici Felix? Fuori gioco anche qua, viene chiamato sul gol del pareggio di Baccanelli? Non mi sembra, però, onestamente. In diretta? Non poi magari lo rivediamo, poi torniamo indietro e andiamo a rivedere. Sono molto preoccupato. Questo è il tiro di Ademi che va fuori di poco. Sei preoccupato? Eh beh sì. Anch'io sì. Sei penultimo. Hai vinto una partita con un gol propiziato da un errore del portiere. Hai perso in casa contro il Vobarno, che non è propriamente una delle squadre più forti del torneo. Hai pareggiato col Telgate e questo, bisogna dire la verità, è un pareggio importante, perché la squadra del Telgate era sì, molto temibile. Sì, però secondo tempo... Telgate ha pareggiato anche ieri. Secondo tempo, se il Telgate fa il 2-1, per me vince 4-5-1. Però l'hai portata a casa, esatto, dopo aver giocato molto bene al primo tempo, quindi era anche giusto avere un po' di ottimismo. Però qua a Offanengo, cioè Offanengo, io non so neanche dove sia Offanengo, con tutto rispetto, ma se non vinci Cremona, a Offanengo, dov'è che vai a vincerli? Cioè, beh, dov'è che vai a vincere e a portare a casa i punti che ti servono per dare un senso al tuo campionato? Lo Faninghese ha fatto i playoff l'anno scorso, sì, è andata vicino ai playoff, dunque una squadra che la partita non è una squadraccia, non è un dream team, però nel primo tempo sinceramente mi è piaciuta. Paolo, giustamente tu dici, se non vinci con quelle io in fondo, sono contento di non essere inquadrato in questo momento perché la mia faccia dice tutto. sì no, è chiaro che se tu dici non vinci nemmeno con quelle in fondo, con chi vinci? Ed è un discorso che ha una logica indiscutibile. Io ti rispondo dicendo che in questo momento il Darfo, al di là dei 2 o 3 giocatori non a posto fisicamente. Sto guardando allora, la posizione. Hai la difesa allora, più forte. Arnaldo,
bisogna guardare in questa immagine, esatto. Non si vede il giocatore che tiene, se esatto. Tu torni indietro, quello che è andato a fare la chiusura sul corner, sulla bandierina del corner, tu vedi che si è fermato, è rimasto praticamente indietro. Che tiene in gioco tutti, secondo me, non si vede da qua, è quello là indietro. Quello là in fondo, che si ferma là, bravo, si ferma là, si ferma. È giù vicino alla riga del fondo. Stoppa, mette giù e calcia. Ha ragione il mister. E nel frattempo, secondo me, il guardalinea, noi non lo vediamo, ma il guardalinea naturalmente. Perché sarebbe troppo evidente per il guardalinea pescare un fuorigioco. Eccolo là. Non è salito, si è rifermato là. Si è fermato sia vede. Quello che ha fatto il cross che quello che faceva la chiusura. Sì, sì, esatto. Cioè, esatto. Per la lettura che do io è questa. Sì, perché in questo momento noi non vediamo il giocatore là. Perché quando calcia, effettivamente, il giocatore del Darfo, quello che pizzica che era tenuto il gioco appena prima, poteva poi essere in fuorigioco vedendo le immagini, non è che si vede bene. Quando calcia Baccanelli sembra davanti a tutti qua, da qua Baccanelli, se guardiamo la riga dall'area piccola di rigore E però c'è anche il centrale, non lo so Arnaldo, vedi quello là dietro che però c'è, come hai detto te Sergio, l'uomo si è fermato, c'è l'uomo sicuramente l'uomo si è fermato giù in fondo, ha tenuto in gioco praticamente tutti. Paolo, stavi dicendo una cosa, finisco Paolo. Io ascolto ben volentieri. No, finisco, poi ti faccio un'ultima cosa veloce. No, gli stavo rispondendo prima. Semplicemente che secondo me siamo su Facebook nel frattempo. La stagione va anche a fasi, in questo momento il Darfo è evidentemente in difficoltà e fa più fatica a fare risultati. Questo non vuol dire che se poi dovesse trovare una vittoria la situazione possa cambiare. Sergio. No, fammi finire. Paolo risponde. Fammi finire Paolo, giustamente. Se andiamo a guardare i nomi, Beppi, abbiamo probabilmente c'era qua, la difesa nominalmente più forte del campionato. Sono d'accordo. Paolo Guarnieri, che credo tutti quanti noi lo consideriamo un grandissimo centrale difensivo. Ieri ha giocato col modulo che hai visto in casa. Tiusini, che ha sempre fatto categorie superiori ed è comunque ancora in grandi condizioni. Giorgi, che non è l'ultimo arrivato. Hai Martinazzoli, che è approdato in Serie D con il Breno. Tognazzi, un grande portiere. Beh, lo stesso Filippi, prendi un buon tutte le domeniche. È già questo un particolare. Sì, però non basta solo questo. Io vorrei sentire quello detto il mister, non so cosa pensa. Aspetta, prima voglio sentire cosa dice Sergio. Ma io prima voglio sentire il mister. No. Ma Sergio, Sergio parla per ultimo. Sentiamo il mister. Dopo vuoi sentire prima Bonetti? No, sì. Ma perché ti chiedevo questa cosa su Paolo, perché il mister non ci dice quello. Lo sentiamo dopo. Guarda, sì, la difesa è buona, ma a me il centrocampo del Darfo non piace tanto. Anche a me. Perché almeno la partita che io purtroppo quest'anno ho visto quella col Vobarno e quindi vabbè, anche qua la partita è stata sbloccata da un errore di Tognazzi, che sappiamo comunque essere un portiere di livello, è un buon portiere per le ultime due tenute in piedi. Esattamente, perché anche nella partita di ieri mi sembra che abbia fatto delle belle parate. Però a me il centrocampo, così com'è, non mi piace tanto. Il giocatore, adesso il nome mi sfugge. Martina Rini. Quello che deve far gioco. Secondo me tocca la palla troppe volte e quando la tocca di prima la tocca solo indietro. Cioè, mi sembra, potremmo fare dei paragoni su dei campionati diversi, però ecco, mi sembra che questo sia un po' la chiave di volta, perché poi i giocatori di gamba, diciamo, ci sono dentro, i Pedersoli, tutta questa gente, sono giocatori che hanno gamba e quindi dinamicità, grinta, non mollano, guerrieri, anche se non sono fisicati, perché non sono fisicati, bisogna dire anche quello. Cioè, dopo tutti continuiamo a fare l'esempio di quel numero 4 che c'era quando c'era Del Prato. Ah, Panatti. Panatti, naturalmente. Tutta Panatti, esatto. Era lento anche lui. Era lento anche lui, però la viaggiava. Esatto. Quindi ecco, il discorso è questo qua, bisognerebbe, secondo me, se intervenire, cioè se a dicembre sembra, come dicono, che debbano intervenire, io penso che qualcuno in mezzo al campo dovrebbero comprare. Ecco. Sì. Oltre che naturalmente un'altra punta. Perché Ademi, sappiamo che le ultime stagioni di Ademi non sono mai state continuative, qualche infortunio sempre tanto, e davanti, se non c'è lui, Piantoni non è una prima punta.
Ecco, io quel giorno con piacere sento che Piantoni si sta riprendendo, perché io quel giorno che l'ho visto io col Vobar, no? Cioè l'esatto contrario di quello che stavate dicendo adesso. Sì, sì, è vero. Bene, discretamente bene Zanotti per 50 minuti, poi vabbè anche non per colpa sua, lui è stato spostato in mezzo al campo dove naturalmente perde il 50% delle sue potenzialità, poi è ritornato verso la fine sull'esterno, però Piantoni quel giorno lì non bene, cioè io quando sono venuto via dalla partita di Darfo Boarno sono venuto via un po' preoccupato, quasi ma anche dire. Dopo sono arrivati i due risultati, ma anche dopo poi andiamo a sentire Bonetti adesso, perché sennò no. L'unica cosa è che quando Bonetti si gira deve fare un cambio per cambiare la partita. Concordo. Sì, l'abbiamo detto mille volte. Penso che mister Bonetti la pensi esattamente come Sergio sul suo centrocampo. Infatti, di fatto, ieri non era un 5-2-3, perché giocava con i due terzini, i tre centrali, Zanotti e Piantoni a sostenere la punta. In mezzo, di fatto, giocava con due faticatori, con Mondini e Marco Guarnieri. E basta, proprio perché probabilmente lui stesso è consapevole che il suo centrocampo qualità non è in grado di dargliela. Quindi si copre molto dietro e mette due mezze punte che costruiscono. Senza nulla togliere, per l'amore di chi c'è in panchina. Però sono tutti ragazzi 2001. Ecco. Il giornale, volevo sentire Bonetti a questo punto. Vuoi sentire Bonetti? Ma non voglio sentire. Andiamo Alex Bonetti, dai, a fine partita, così Carmi dice qualcosa anche lui, perché sta leggendo il giornale, a guardare Facebook, a guardare la nostra diretta in Facebook. Le tue eresie. Ce l'ha con te. Il mister del Darfo, fine partita. Mister Alex Bonetti, dopo il pareggio contro il Letelgate, pareggio anche qui a Offanengo per il Darfo, come lo giudica? Ma io credo che abbiamo fatto un ottimo step mentale, perché è la prima volta che riusciamo a recuperare un risultato. Eravamo andati sotto in un campo dove la partita era sporca, era partita sulle seconde palle. Noi ci siamo adattati, abbiamo fatto una prestazione magari non all'altezza di quella del Telgate, però a livello di voglia di non perdere ce l'abbiamo messa e abbiamo ottenuto un buon punto. Sicuramente potevamo vincerla, si poteva anche magari perdere sull'ultima palla inattiva e ripeto, è da sottolineare come la squadra mentalmente non ci è stata a perdere, abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti, ripeto però me lo tengo stretto questo punto soprattutto per la prestazione mentale, per la voglia di non starci a perdere che i ragazzi ci hanno messo. Sì, sì, tutte le partite sono importanti, però è vero, adesso dobbiamo cercare di portare una vittoria perché ci manca, perché i ragazzi si vedono in settimana che ambiscono a questo, che lottano. Oggi prendo l'esempio di Fatih, che ha fatto metà allenamento venerdì, gli ho chiesto se c'era, non ha avuto nessun dubbio, a rispondere presente, eravamo d'accordo di fargli fare 20 minuti, poi i fatti della partita mi hanno portato a fargli fare 40 minuti, ora fa fatica persino a camminare, però vorrei sottolineare, prendere esempio lui per poi far vedere che tutta la squadra è una squadra che non molla, è una squadra che butta il cuore oltre l'ostacolo e questi sono segnali a mio avviso molto importanti. Contento Luca? Ha detto delle cose importanti, cioè mi interessava più che altro sentire la sua disamina più che quella. Sei preoccupato anche te come Paolo? Io sì. Ma io no, io fine. Adesso vedrai che vedrà ceduta tutta la squadra a comprare a Venturi. E poi stiamo aspettando questo passaggio di quote che dovrebbe essere imminente a giorni. Questa qua è una telenovela come la Sampdoria. Sì, con il tempo di raccimolare il denaro necessario. Poi ma perché secondo te si può fare, Paolo? Cosa? Questa cessione? Si deve fare per forza. Anche perché Sallaku ha altre mire sportive. Dicono che Iseo potrebbe essere lui l'anno prossimo. O direttamente o tramite magari una persona di fiducia a gestire l'Orsa praticamente, perché la collaborazione tra Orsa e Ospitaletto è di fatto saltata, quindi Iseo diventa una piazza magari appetibile. A Darfo ovviamente Venturi e tutti gli imprenditori che sono in procinto di entrare arriveranno, però prima bisogna formalizzare il passaggio di quote e ci vuole la moneta. E quella, e poi dopo ci vorrà qualche moneta a dicembre per intervenire sul mercato. Come dice perché Sergio, bisognerà intervenire massicciamente sul mercato. Beh, per salvarsi, massicciamente. Massicciamente, dipende dagli obiettivi, naturalmente. Io non credo che quest'anno, con tutte le problematiche di cui appunto avete detto giustamente, che non sono problematiche indifferenti, perché dopo alla fine delle finite, che conta in gran parte nelle società, è la moneta, e di conseguenza penso che inseriranno un giocatore o due poi per salvarti, per fare un certo tipo di discorso, però è un campionato tranquillo, diciamo così. Poi naturalmente in base alle ambizioni che avrà la società si imposteranno il lavoro per l'anno successivo.
Ci fermiamo qua, siamo rientrati adesso. Allora, andiamo a pubblicità, poi parleremo del campionato di promozione con la Pranghese che sbanca San Paolo d'Argon, con la Gavarnese soprattutto che sbanca San Giovanni Bianco, ma vediamo tutto con i risultati appena rientriamo dalla pubblicità. Ci fermiamo. No. Da questa sera, ecco, ricordiamo che siamo anche su Facebook, da questa sera si può vedere Tempi Supplementari su Facebook, la piattaforma dei giovani, se vogliamo. No, non è più dei giovani, mi dicono. E degli attempati. Non siamo più giovani. Siamo in ritardo, credo, adesso. No, meno, è vero. Così mi dicono. Tra i giovani viaggia più Instagram, però anche Facebook. Dobbiamo viaggiare su Twitter, esatto. Dobbiamo andare... Viaggiamo su Felix, Twitter. Pensaci un attimo, non dobbiamo andare sulla Luna. È meglio che viaggiamo con la trasmissione, questo è meglio che abbiamo tanta roba da mandare. Allora, campionato di promozione, girone C. I risultati sono questi e anche qua tre neopromosse in vetta alla classifica. Il Villongo che pareggia fuori casa, poi il Bergamo Longo che torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, batte Città di Damini, cade ancora malamente il Casazza contro il Colognese 3-0, non so se Carminati ha sentito qualcosa. Covo, no, non dal 3-0, di qualcos'altro, . Covo che sotto 0-3 fa come la Lazio purtroppo e pareggia 3-3 senza i due rigori però. Il San Giovanni Bianco sconfitto dalla Gavarnese, la Pranghese che vince il derby e poi c'è il pareggio fra San Pellegrino e Fiorente. Non sapevo che fosse un derby, è un derby San Paolo Pranghese. Beh, sono vicine. Sono vicine, sono 10 chilometri. 10 chilometri. Ti ha bozzato. Cioè, Pradalunghese della Bergamasca per me, a parte Gavarnese, la proprio vicina. San Paolo d'Argo. Va bene. Derby, dai. Facciamo sto derby, diciamo che Paolo Foglio ha perso la sfida. Qua è San Giovanni Bianco, grazie a Mologni, perché io gli ho detto, se è riuscito fino alla partita non ci sono tribune coperte a dove gioca San Giovanni Bianco, con l'ombrello, ma adesso sono riuscito a fermarla, dunque questa è anche la passione, lo ringraziamo tanto. Ma questa è una vittoria pesante direi per i ragazzi di Foresti, anche perché comunque giocavano contro una squadra che stava... Ma tu avevi dato il 2 in schedina, sì. No? Io, allora, a parte che ha dato anche l'1 al Villa d'Oria, è sparita la mia schedina che ho stravinto questa settimana. Chi ha vinto? Io sì, tutta non la so, vita. È sparita, non ah, è sparita. È sparita da quando ho visto che ho azzeccato. Allora devo ammetterlo, io e Paolo abbiamo visto che eravamo sconfitti, abbiamo fatto sparire. Io ho fatto 9, l'ho controllato, ho fatto 9. Allora è lì una battaglia, Carmi. Ho vinto facile. Deve aver fatto 10. Ho fatto 13 alla schedina, quindi. Pagherai la cena. Quindi... A parte questo, diciamo che ieri la vittoria più suonante, più importante è stata questa dei ragazzi di Foresti, che comunque hanno abbassato un po' le ali a San Giovanni, e hanno abbassato un po' le ariete che stavano un po' viaggiando proprio verso Piazzatore, questi viaggiavano con un'aria bella fine, e li hanno fermati un attimino, perché è andato comunque lustro a un campionato che stava prendendo veramente una direzione importante per i ragazzi della Val Brembana. Così è tornato un po' più in equilibrio e sono ancora più 3 di vantaggio. Ho capito, però... Se non perdevano ieri, guai. Esatto, se no, ciao, se vincevano anche contro la Gavarnese andavano. Poi sta tornando, soffrendo, stringendo i denti, sta tornando alla Pradalunghese, si sta delineando un po' il campionato delle squadre importanti. E io non questo 3 pari del recupero della Juventina Covolo vedrei un flop importante. Tu non puoi fare 3-0 con una squadra mediocre come il Basiano, cioè questo 0-3 in casa, poi fare un plauso perché hai recuperato una partita su 3-0, cioè è un punto veramente guadagnato, ma direi che comunque è un 3 gol che prende la Juventina Covolo, c'è da preoccuparsi secondo me, perché è uno squadrone che ha fatto De Martini per fare un campionato da vertice, per provare anche quasi a vincerlo. È proprio totalmente diversa dall'anno scorso, che era una squadra che subiva. Ricordo, prendeva mai gol. Era difficile fare gol. Quest'anno è una squadra che prende una barca di gol e fa anche fatica a giocare. Questa è la Gavarnese, questo è il secondo gol della Gavarnese. Allora, la sorpresa sì, perché è facile adesso dire, però... Sai, potevi aspettarti la Gavarnese. Una squadra che poteva andare a fare un colpo del genere era la Gavarnese. La Gavarnese non ha mai perso fino a questo momento, ma aveva, a parte una volta, sempre pareggiato, gli mancava la stoccata. Ieri ha fatto un colpo straordinario, perché San Giovanni Bianco, nelle prime 6 partite, 5 vittorie e un paio, è una squadra neopromossa, ma
una squadra di buonissimo livello e soprattutto in condizioni psicofisiche straordinarie. Andare a vincere là è una gara risposta. Ha segnato Vicari, che è tornato quest'anno a Gavarno ed è un attaccante fondamentale secondo me per la Gavanese, perché se lui segna come ha fatto 2 anni fa, come ha fatto l'anno scorso ad Almè, è il terminale che può di fatto finalizzare tutte le azioni costruite dalla formazione dei Foresti. E ne costruisce tante, anche nei risultati di parità, noi abbiamo sempre la fortuna di avere le immagini, abbiamo visto sempre tanta Gavarnese, costruisce tanto, poi questo è il 2-1. Sì, appunto, per questo dico che un attaccante come Vicari, se riesce a trovare continuità di gol, come ha fatto nelle ultime 2 stagioni, è fondamentale per la Gavarnese. Sicuramente avesse segnato con continuità anche nelle prime partite, dei 5 pareggi fatti qualcuno sarebbe stata una vittoria. Ripeto, ieri è successo importante non solo per i punti ma anche per l'autostima. In questo campionato così equilibrato, beh, la Gavarnese può recitare un ruolo da protagonista. Sergio, un campionato così equilibrato con la Praunghese che vanta nomi di Fogaroli, Torri, Magitteri, Riva, Bergamelli, eccetera, eccetera. Pensavamo un campionato che... Sicuramente la Praunghese penso che in questo momento sia una delle... con la vittoria di ieri un pochino si è diciamo rinfrancata, però è una delle favoritissime di questo campionato. Per quel che riguarda invece la Gavarnese, le squadre di Foresti sono sempre ostiche, di conseguenza i risultati gli danno ragione da questo punto di vista. Lui subisce poco e dopo, se l'arrivo di questi giocatori gli dà una svolta in attacco, però anche la Gavarnese non dobbiamo dimenticare che per la categoria è un buonissimo organico, quindi sicuramente combatterà nelle zone, diciamo così, della pagina sinistra della classifica. Anzi, forse, se non mi correggono Luca o Stefano, per noi quest'anno la squadra più quadrata che ha Foresti per questo campionato di promozione, che può puntare ad arrivare più in alto possibile delle ultime 2 o 3 gavarnesi. A me è piaciuta molto a Pradalunga, sono d'accordo. Cioè, poi Andreoni, Vicari, anche a centrocampo rientro i Puccini. È forte, poi è una squadra che pedala, una squadra che sembra che abbia trovato la quadra giusta. Io la penso un'ottima squadra e il campionato che sta facendo, manca ancora un paio di punti, dovrebbe essere ridosso proprio da Zano Fiorente, che sta facendo secondo me un altro super campionato, anche perché cioè, diciamo che Luca Castellani, diamo a Luca quel che è di Luca. Luca, cioè, quindi anche la Zano Fiorente Colagnola sta facendo un grande campionato, non è che abbia chissà di chi è. Esatto, infatti è una delle quelle 3 neopromosse che sono lì in diretta alla classifica. Nel frattempo partiamo con le immagini di San Paolo. Ma una cosa rapidissima, sì, avete detto giustamente voi, la Gavarnese mi ricorda tantissimo la squadra che 2 anni fa ha fatto secondo in campionato e finale del playoff. Quell'anno però c'era il Telgate davanti, Virtovese e Pradalunghese dietro, il livello era altissimo. Questo secondo me è un po' inferiore come livello e ripeto, secondo me se la Gavarnese trova la continuità del risultato può davvero lottare per il vertice. Pradalunghese in maglia verde, un primo tempo così equilibrato, senza grosse emozioni, qua comunque le stiamo vedendo, poi tutto succederà nella ripresa con la doppietta anche di Torri per la formazione della Pradalunghese. Però mentre poi ci affacciamo tanto sulla Pradalunghese, vi faccio una domanda, perché adesso la sorpresa negativa di giornata è ancora questo Casazza. Allora, io non so se Luca ha sentito qualcosa, perché qualcosa può bollire in pentola. Abbiamo già detto 2 settimane fa, poi c'era stata la vittoria. È ovvio che Luca Sana è sempre lì, perché Casazza si aspettava ben altro. Beh, da Casazza onestamente ci si aspetta tutt'altro che questa classifica, e prende 3 gol a Colonia, perdonami. Per la buona squadra che è quest'anno al Cologno, perché diamo al Cologno. Ma poi è vero, 1-0, a 5 minuti alla fine ha avuto l'occasione di pareggiare, esatto. Poi nel 90esimo è arrivato il 2, è arrivato il 3, eccetera. Però, più che altro, parlavo anche stamattina con qualcuno, è che non ci sono segnali, non mi sembra di vedere grandi segnali da Casazza a imporre il suo gioco, a vincere. Anche le partite che ha vinto 1-0, una in 80 minuti di superiorità numerica, ma ha fatto fatica. Primis Arnaldo, bisogna capire chi è qualcuno. Così qualcuno, so, qualcuno. Posso capire con chi ti sei interlocutato. Appassionato di calcio. Ah, ok. Secondo, perché sei lì da te, può girare qualcuno di loro. Quindi non vorrei chiamare forse qualche dirigente loro. Beh, sicuramente qualcuno che comunque sa di cosa si stia parlando. Dici, esatto. Okay. Probabilmente... Io penso che chi sia a rischio Luca Sana, invece. Questa è la mia idea. A quel punto qua l'allenatore potrebbe essere un po' a rischio. Ma sono convinto che in questo momento è il press che lo tiene bene stretto. Luca Sana. Però io non l'ho mai visto ovviamente dal vivo il Casazza, vedo le immagini e leggo ovviamente sul giornale i commenti delle partite. Non mi sembra una squadra di Luca Sana, è una squadra che
lotta meno ed è meno solida. Le squadre di Sana magari facevano fatica a fare gol, è successo anche quando magari aveva dei limiti offensivi, ma erano squadre solide, combattive, come lo stesso Casazza lo è stato l'anno scorso, pur con una rosa inferiore alla categoria. Quest'anno, che invece la rosa ce l'ha di livello, queste caratteristiche non le sta mostrando ed è, ripeto, preoccupante e sorprendente allo stesso tempo. Io sul Casazza due cose dico, anch'io non ho mai visto le immagini, però un'idea me la sono fatta. Secondo me Luca Sana non ha l'assoluta libertà di gestire il suo gruppo, con questo penso che si sia capito che cosa sottintendo, e secondariamente se penso ad alcuni giocatori e le loro caratteristiche, non mi sembra gente che corra molto e che si sprema come il calcio moderno richiede. Beh, è dura l'artitotto. Quindi ci può stare che se incontri una squadra magari che ha un attimino di vitalità e di velocità in più, va in difficoltà. È un argomento un po', diciamo, tabù questo, no? Cioè, è difficile, non lo so, fare delle considerazioni di questo genere, perché poi dipende. Cioè, io Luca Sana lo conosco, penso di conoscerlo discretamente bene. Cioè, accettare una cosa del genere non è facile. Nel momento in cui ti trovi in questa condizione, se io parlo come se fossi io, cioè nel momento in cui sono messo in dubbio, cioè se devo perdere la testa, almeno la perdo con la mia di testa, non con quella degli altri, ecco, questo è il mio pensiero, però non credo, non lo so, cioè, è inutile girarci intorno. Il sospetto c'è, ma è così da anni, insomma, non è una cosa che nasce ieri questa qua, e si sa anche un po' tutta la dinamica, però... Cioè. Però sai, c'è quello, io quello che ho sempre dibattuto al di là, o meno, sai che c'è quello, sai che c'è una persona importante che praticamente deve sempre giocare, o meno, e sai che è un giocatore anche importante, secondo me. È ovvio che gli giri intorno a una squadra, secondo me li fai girare intorno a una squadra dove lui possa essere determinante. No, a casa sicuramente stiamo giocando. Non voglio entrare. È difficile, cioè, ecco, io quello che ho detto, è difficile giocare con le tre punte. Cioè. Gritti, Patelli, Bellina o Bentoglio, Bellina, è difficile giocare con le tre punte un Casazza come questo. Secondo me... Cioè, però se la squadra non è strutturata per supportare tre attaccanti di questo, bisogna lasciarne fuori uno, fa giocare un altro, esatto, che non è un attaccante. Hai Crotti in panchina, hai Trovesi ieri in panchina, insomma adesso, hai il centrocampo, cioè, abbastanza buono. Io adesso non voglio, perché ripeto, non, certo, bisogna vederla, certo, dall'esterno. Stiamo parlando da fuori, è facile poi parlare, esatto, da fuori, esatto. Cioè, perché ti ripeto, Luca non è uno sprovveduto da questo punto di vista. Io credo che indipendentemente da quello che diceva Paolo di alcune situazioni obbligate, però, cioè, non saranno mica tutti obbligati a giocare, insomma, cioè, Luca, ci sarà qualcuno che... Io non credo che sia obbligato a giocare. Allora, io non, Michael Bellina non credo condizioni le scelte di Luca Sana. A parte, io torno a ripetere, con me giocherebbe sempre Michael Bellina. No, ti sto dicendo, giocherei in un modo diverso. Io penso che dovrei adeguare la squadra alla tipologia del gioco di Michael, quindi alla fine... Ma non devo insegnarlo io a Luca, perché a parte aver giocato con me, però lui ha solo qualche anno di strada come allenatore, quindi non penso che sia un folle che dica ok, metto una squadra, gioco a tre punti, tanto non mi marcano uno e mezzo, due. Cioè, non penso che rischi la sua faccia per poter far giocare alcuni giocatori, magari tre punti così importanti. Io credo invece che il suo tipo di gioco, la sua idea, che possono starci nella tipologia del gioco di Luca. Probabilmente, magari stiamo facendo un discorso offensivo, secondo me magari ha qualche carenza dietro, che non sta rendendo quello che vuole lui. Perché noi continuiamo a parlare, cioè tutti noi due parliamo di Michael, di Bento, noi parliamo sempre del reparto offensivo, ma cerchiamo di capire male. Non dimentichiamo che il Casazza ha perso giocatori importanti come i fratelli Guarnieri, che l'anno scorso, secondo me, a Casazza hanno dato molto di più di una grande mano. Cioè, sono due giocatori fondamentali. Cioè, in fase, come giustamente diceva Carmine, è vero, cercato di fare di non possesso. È vero, Sergio, però ne ha messi anche altri. Trovò con Leoni. Trovò con Leoni, e comunque per la promozione, è una coppia di assoluto Speroni livello. Speroni in porta, poi bisogna capire la regola del giovane, perché con Speroni in porta è ovvio che ti taglia un giocatore. Però al di là poi di imposizioni o meno, che noi chiaramente non possiamo sapere se ci sono, però il discorso che faceva Paolo, ovvero che ha meno giocatori di corsa rispetto a quello che è abituato rispetto a quelli che è abituato ad avere, è vero. Non lo so. Beh, sì.
Non lo so. Cioè, Patelli che rientra non hanno infortunio, lo stesso Bellina, Bentoglio. Non sappiamo come stanno. Cioè, no, è vero. Qua, siamo qua che stiamo... Sì, stiamo vendendo. Io Patelli quando stava bene andava a 6.000 euro, okay, certo, rientra l'infortunio, certo. Non va a 6.000, va a 5.000, però va... Cioè, adesso noi stiamo qua un po' un attimino, siamo un po' attenti a... Anche se nell'ultima giornata ormai Patelli parte dalla panchina, esatto, gioca Gritti, esatto, Gritti, Bentoglio, esatto, bravissimo. E Bellina, anche se magari potrebbe provare, come ha detto Stefano, Bentoglio l'hanno creso di più negli ultimi anni, è stato attelgate da esterno. Poi se c'è da dire una cosa, posso dire una cosa, da qua seduti... È facile, ah, sì, ma, farla, ma noi siamo qua seduti. No, però è qua in allenamento li vede lui, esatto, cioè, alla fine è facile parlare da qua. Esatto, e dalla Pralunghese, diciamo che ci siamo. La Pralunghese, ho visto prima tutte le immagini bellissime, con qualitativamente perfette, fantastiche, limpide. Belotti. Belotti è il numero uno. E Mismetti è che è tornato anche Belotti. Belotti è il numero uno del gruppo di Antena 2. Dopo arriva Stefano Savoldelli. Ah, dopo, grazie. Guadagni. No, prima c'è Luca Giudici, poi. No, scusami, c'è Save, Luca Giudici e Guadagni. Cioè, chi non filmo? Direi che è stata una bellissima partita. Ho visto che anche il portiere della Pralunghese ha fatto 2-3 miracoli importanti. Si è visto delle belle giocate. Io ho notato mi piacerebbe capire come tu puoi lasciare l'attaccante più forte della categoria, quasi di esperienza, come Omar Torri libero due volte. Se voi guardate i due gol che ha fatto, si è bravissimo lui a smarcarsi e tutto, ma su un calcio d'angolo l'unico che devi marcare è l'uomo più forte della categoria, liberissimo, su un contropiede, tre che vanno sul portatore di palla, non lo fanno neanche la mia squadra che alleno io, cioè, e lasciano l'uomo in mezzo libero, dove l'esperienza si mette alla libero con la sigaretta e l'appoggia. Secondo me ha fatto degli errori difensivi il San Paolo enormi, però è stata una bella partita. La Pralunghese ha trovato, guarda, cioè non puoi... San Paolo di Foglio, non puoi lasciarlo lì, cioè, ragazzi, io non so cosa ne pensa mister Gualo, però... Sì, cioè, di testatori da solo in area di rigore. Io, quando ho visto sto gol, ho detto, non è possibile, non ci credo, cioè non c'è nessuno a marcarlo. Torri, capisco se è uno piccolino, esatto, che arriva là dietro... Ma non su Foglio, batteva calcio d'angolo, probabilmente, perché non lo so, io... Stati penso che siano abbastanza evidenti le responsabilità difensive. Prima della pubblicità, Paolo, una domanda secca, una risposta secca. È guarita la Pralunghese secondo te adesso? Sì. Guarita? Sì, è guarita. Non ci tocca. Per carità, c'è sempre molta scaramanzia nel calcio, però al di là dei regali veri o presunti che gli avversari fanno, però è una Pralunghese che ha il potenziale. Deve soltanto trovare, secondo me, la convinzione dei propri mezzi, e queste due vittorie secondo me gliela stanno dando, quindi recupereranno facilmente le posizioni che hanno perso finora. Sono d'accordo con te, Paolo, secondo me è scattato qualcosa, perché dopo quattro sconfitte, alcune anche nette, sono arrivate due vittorie importanti che hanno dato un segnale chiaro. Un segnale importante, poi se no Felix ci taglia anche Facebook. Aia. Cioè, due miracoli importanti del portiere. Del portiere non è stata così facile ieri. Non è stata facile, ha fatto due miracoli il portiere. Però è stata difficilissima. Ma con l'ongolo è stata facile, cioè messa subito in discesa. Ieri, segnale importante. Aspettiamo ancora un po' per dire che... Il San Paolo a 4 punti aveva l'assoluta necessità di fare risultato. Due sconfitte per Foglio all'esordio sul San Paolo nelle ultime due partite. Andiamo, pubblicità, poi sentiremo il mister a rientro. Beh, torniamo con la nostra diretta, perché Luca Giudici ha fatto un gran lavoro questo fine settimana, sabato sera a Sarnico, ieri a seguire la Falco, dunque vuol dire che prima categoria oltre è scatenato. Oltre Sellero Gorle. Io Luca Giudici consiglierei di fare anche una vita privata, perché alla fine, cioè, forse andare sui campi, cioè, c'è il giro anche un po' Giudici, sei troppo buono. Sì, ma la partita finisce 10:30, sì. Poi sta tutto il tempo. Sì, ma lui ha fatto la sera, poi gli deve postare le immagini, cioè non è un lavoro così. Così Luca Giudici, mi confermi. Conferma. Salve il numero uno. Intervista da storia, fine partita, poi passiamo alla prima categoria. Il mister della Pralunghese, ovviamente un po' più sollevato dopo queste ultime due partite. Sentiamo. Con Giovanni Astori, allora parliamo di questa partita, un po' rocambolesca, vivace nella ripresa, allora tre punti importanti però. Ma penso che per noi siano fondamentali, in quanto sapete benissimo lo score nostro iniziale, per cui oggi noi abbiamo l'obbligo di cercare di vincere tutte le gare che andiamo ad affrontare. È ovvio che a volte questa smania di fare può comportare determinati errori che oggi abbiamo commesso in fase difensiva, perché loro in realtà hanno fatto due tiri in porta ma abbiamo subito ancora due gol. Ecco, diciamo che la partita l'avete sempre condotta voi, nel primo tempo non siete riusciti a sbloccarla, però nella ripresa i gol sono arrivati, anche se sul 3-2 poi questo finale un po' così, con un po' d'ansia.
Sì, sicuramente da evitare, da evitare, anche perché poi l'arbitro si fa prendere e si fa coinvolgere, pur avendo arbitrato bene secondo il mio parere. Alla fine però loro la smania di recuperare, noi probabilmente la paura di portare a casa il risultato ci ha indotto a commettere qualche errore di troppo in fase difensiva, per cui dovremo sicuramente rivedere questo tipo di atteggiamento. Ripeto, noi abbiamo l'obbligo, e sottolineo obbligo, di recuperare quello che purtroppo abbiamo lasciato per strada. È ovvio che questo comporta anche dei rischi, per cui il fatto di venire qui cercare di giocare, abbiamo cercato di vincere la gara, ce l'abbiamo fatta con qualche sofferenza di troppo, per cui prendiamo i tre punti perché per noi sono fondamentali e pensiamo alla prossima gara cercando di non commettere certi errori. Questo è Mister Astori della Pranghese. Adesso hanno in casa il San Pellegrino, ovvio noi domenica vedremo che partita riuscire a seguire, sicuramente le due di eccellenza, sia l'Albino Gandino che la Vertovese saremo su questi campi, vediamo se riusciamo ad andare anche a Pralunga a riprendere la partita col San Pellegrino. Andiamo in prima categoria, il girone F, andiamo a vederci i risultati con l'Almec che stacca e adesso grazie alla vittoria Virtus Dovere è prima da sola in classifica. La Falco che batte la Torre, il Mozzo pareggia con Loreto, si conferma di nuovo il Mozzo che vinceva sino agli ultimi minuti. No, ha recuperato. Ha recuperato dunque la formazione del Mozzo. Sellero perso secco col Gorle 3-0. Attenzione anche a questo Gorle perché passa così inosservato. Attenzione a questo Sellero. Sellero è ovvio. L'Almec vince col Torre dei Roveri. Sarnico Cenata giocata sabato sera 1-2. Villadogna Paladina. E questi sono i due risultati importanti, anzi tutti e tre. Villadogna Paladina, Virtus Dovere, Atletico Sarnico, Zognese, Val Cavallina. Uno per il 4-0 netto contro l'Atletico Sarnico, gli altri perché ultime, due vittorie delle ultime due importanti, insomma. No, anche perché incredibilmente, cioè, la squadra di Simone ha fatto tre punti che danno un morale. Che contro pazzesco. Paladina che esatto. Ha inserito Pezzotta, sì, veniva due vittorie consecutive, è una formazione che vuole aspirare in alto, anche se è 4-8. Però sai, sei partito. Ma siamo Alex Falco con la Falco. Sei partito e alla fine fai tre punti pesanti, quindi sono contento per il Villadogna perché alla fine danno un po' di morale all'impegno dei ragazzi di Simone. Qua la Falco, che dire, ieri la Falco ha fatto la Falco, ha segnato due degli uomini più importanti della sua squadra. Uno è questo, Franchini all'inizio. Poi questi qua quando giocano, cioè Mostabilini e Franchini. Cioè sono due giocatori che se sta bene non ce n'è per nessuno. C'è il centrale che tiene in gioco tutti, praticamente lì dietro, anziché alzarsi si abbassa e guarda il pallone. Vabbè. Ah, era sufficiente almeno accorciare la punta. E Franchini va dentro e segna. Poi arriverà il gol nel secondo tempo di Mostabellini. Mi dice Luca, non è stata una gran bella partita, però quello che conta era portare a casa a questo punto i tre punti per la formazione della Falco. E poi arriverà, te mi ha detto, il gol di Mostabellini. Risultati? Sì. Beh, la Zognese è un'altra di quelle che sorprende, anche se il Val Cavallina, adesso bisogna capirla che parte farà. Beh, anche il Val Cavallina non è brillante, ha dei 4 punti in classifica, sta faticando. Però la Zognese subiva 5-6 con la partita. Esattamente, è forse ancora più sorprendente la vittoria del Villadogna, perché era una squadra che sembrava davvero nettamente inferiore a tutte le altre. E questi tre punti davvero sorprendono. Per quanto riguarda il Villadogna, avevo letto settimana scorsa, era importante. Grande parata qua di... Sì. Ticozzi, che poi sentiremo l'intervista con lui. Prima del gol di Mostabilini, poteva cambiare la partita, lì andava 1-1 invece che 2-0. Dicevo, poi il Villadogna, come detto settimana scorsa, è importante fare punti queste 4-5 partite, perché se poi tu ti stacchi, che arrivi già tagliato fuori a dicembre, poi diventa difficile trovare stimoli per allenarsi col freddo d'inverno, rischia davvero di diventare un calvario. I tre punti ieri sono importanti, con il Paladina che peraltro ne aveva 8, quindi non era certamente una squadra abbordabile. Mentre il Sellero, come ha detto giustamente Paolo prima, insomma, sembra davvero fare tanta fatica. Ieri 3-0 ancora in casa, un solo punto. Se adesso cominciano a fare risultato anche Zognese e Villadogna, diventa davvero dura. Carmi stava facendo segno qualcosa. Ma stavo pensando sulle... Che poi magari vediamo quella parata. Stavo pensando sull'assist di Pietta lì. Fuori gioco? Di Mostabilini. Cioè, o è scattato molto velocemente. Cioè non è una... No, Luca dice che non è fuori gioco. Chi? Giudici. Allora, tu ricordati il Save con Mostabilini. Cioè anche se era in porta, ti dirà che però il difensore è uscito a bere l'acqua. Le immagini non lo chiariscono. Beh, lui era Save, la mia è una battuta perché... No, ma ci credo, perché è stato bravissimo. Ha fatto... Ecco, ha dato una palla illuminata.
ed è stato forte. Secondo me è proprio sì, quello però, che alza il braccio che lo tiene in gioco. Però mostra a parte di corsa ce l'ha il difensore. Sì, infatti è proprio quello che alza il braccio. La linea è ferma perché il difensore si gira e parte quando Mostra Bilini la esatto, secondo me è proprio quello che alza il braccio che tiene in gioco. Che tiene in gioco tutti quanti. Se riesci a recuperare anche quella parata, come ha detto Stefano, si era sull'1-0, poteva cambiare la partita, non è stata una parata... No, Ticozzi ha fatto un'ottima parata, ha avuto, adesso entro nel tecnico, ha avuto la bravura e la fortuna che gli è rimasta a mezza altezza, quindi è stato rapido a prenderla perché comunque non ha dovuto fare un movimento, è stato esplosivo in porta e ha fatto una parata devastante perché comunque ha tenuto la partita in equilibrio, anche perché comunque l'assenza dei Feltri è importante, cioè non è che gli manchi Cipalippa, gli manca un portiere importante per la categoria. Ti fa, oltre a farti la regola, ti fa tante cose, infatti è il titolare e ieri si è dimostrato che chi c'è in panchina è tanto importante anche quello. Però alla fine ha tenuto il risultato, hanno trovato continuità, anche perché mi hanno detto voci della partita giocata a Mozzo, dove comunque Franchini e Mostra non hanno fatto benissimo. Eccola qua, adesso andiamo a rivedere, ovvio abbiamo qua due signori portieri, che siamo io e Sergio Qualeni, Luca Carminati e Sergio. Sarebbe stato un gran gol perché l'acrobazia anche l'attaccante. Ma la risposta fantastica, veramente. No, io la mia disamina l'ho detta, cioè è stato rapidissimo, corretto. È stato esplosivo, è stato bravo. E lo lanciamo per sentire l'intervista di Luca Giudici a fine partita, è dedicata al portiere, un 20 secondi col portiere, grande giocata, grande parata. Stava anche andando a destra, per cui sono molto bravo anche. Controtempo. Sentiamo Ticozzi, fine partita. È stata una giornata bellissima, importante. Abbiamo lavorato duro tutta la settimana perché arrivavamo da una sconfitta e quindi oggi era importante, sono contento della vittoria di tutti i ragazzi, della mia prestazione, speriamo di continuare così, adesso testa bassa e pedalare ancora. Prima di vedere la Virtus Lovere, chiedo a Felix di mandare le immagini da Sarnico, per Sarnico Cenate, la vittoria del Cenate 2-1, sembra che questo Cenate adesso sia... Chi l'ha fatto? Abbia ingranato, sempre Luca Giudici. Ha intervistato mio amico Beppe Marchesi, intervista Beppe Marchesi. No, ha fatto interviste da Sarnico. Giudici, cioè, doveva correre dall'altra parte. È già bello che abbiamo le immagini di questo Cenate che batte il Sarnico 2-1. È un Sarnico, Sergio, che fa lottare tutti, dà fastidio a tutti, è una bella squadra, ma a quota 4. È stata interpretata male dai ragazzi. È partita... Per questa un'intervista così, ogni tanto, tutti i lunedì sera ci butta sotto. Ti fa lo scherzettino. Quello che dici è sicuramente vero, dopo il Cenate, a mio avviso, in questo girone sarà una squadra competitiva fino alla fine, perché ha un organico, secondo me... Secondo me la metto anche tra le favorite. Adesso per me, favorite secondo me ce ne sono diverse, ecco, non conosco bene dico la verità, però... Beh, cioè, Bonacina. L'Atletico Sarnico sicuramente farà un campionato di livello, naturalmente io metto dentro anche la Virtus Lovere perché secondo me la Virtus Lovere ha un ottimo organico, ha perso qualche giocatore ma ne ha messi dentro anche alcuni importanti a partire dal portiere, secondo me, che è un portiere come Poetini in prima categoria, tanta roba. E di conseguenza, oltre appunto dicevo al Cenate, altre squadre, cioè, questo girone è un girone un po' equilibrato da un certo punto di vista, anche in avanti. Per quel che riguarda il Sarnico, ci sta di faticare e di perdere anche una partita battagliata contro il Cenate. Battagliato con l'Atletico, ha perso il 94, battaglia con il Cenate, però intanto hai 4 punti soltanto e non è un brutto organico lo Sarnico, certo, anche se mancano. Cioè, poi le partite naturalmente, cioè se si vuole fare dovranno anche loro dare una svolta, non potranno naturalmente battere, combattere, perdi. Una volta, due volte, tre volte ci può stare, ma non dovrà essere sempre così, naturalmente. No, sono d'accordissimo con voi. Hanno una partita a meno, Sarnico e Paladina hanno una partita a meno. Sono d'accordissimo con voi, però per motivi diversi, per aspetti diversi, però ormai è tantissimi anni il Sarnico che fa campionati di sofferenza. È retrocesso dall'eccellenza alla promozione. Si è salvato in promozione ai play-out per poi cedere la categoria. L'anno scorso ha faticato, salvandosi di fatto alla fine, e quest'anno è ancora lì. Sono 4 campionati ormai che davvero ogni anno lotta con la gola. Ripeto, però, per aspetti diversi e motivi diversi. Però quest'anno, per me, pensavo almeno di partire meglio. L'amico di Luca Carminati, che è Duci, l'allenatore, è ovvio, sta contando tante defezioni. Quello è un problema piuttosto grave. Tanta roba.
metti a dire, mi unico anche a Beppe Marchesi. Cioè, sono, cioè, quando ti mancano i giocatori, cioè, c'è poco da fare. Paolo se la sogghigna sotto perché è sempre la solita scusa. Dici. No, ho sbadigliato. Ah, no, vabbè, ma le assenze, Paolo, onestamente, cioè, se hai la rosa contata, ti pesano. Hai ragione. Ha ragione, il Sannico sta avendo un'involuzione societaria che poi si ripercuote anche sull'assetto della rosa. Insomma. Hanno avuto una grande tradizione, però insomma, si sa che nel calcio ci sono stagioni diverse. Prima di vedere le immagini del Cellero andiamo sulla partita. Virtus Dover Atletico Sano era anche la partita di cartello, se vogliamo, di questo girone. Però chiedo a Felix, magari prima di mandare immagini della partita, sentire questo messaggio che può aver caricato. L'abbiamo, è arrivato e quello ci fa piacere perché vuol dire che da lì esci dal pericolo, perché, ragazzi miei, come ho detto, può accendere veramente 100 candele. È stato un miracolo che in due giorni sia così uscito. Sì, sappiamo, esatto, è veramente Felipe, mi dice anche da spiegare, l'incidente dell'attaccante della Virtus Over, ormai sulle pagine giornali c'è stato parecchio in questi due giorni, l'attaccante dell'incidente ad Arfo che ha avuto il venerdì sera, dopo allenamento praticamente un incidente in cui, picchiando probabilmente la testa sul marciapiede, ha rischiato veramente grosso la vita. È arrivato in ospedale in condizioni disperate, complimenti ai medici, perché tante volte bisogna fare i complimenti anche a loro, operazione disperata. E ragazzo, ieri, già prima della partita, è riuscito a mandare questo messaggio alla sua squadra. Sentiamolo. Ciao ragazzi, io oggi non posso venire perché ci sono un paio di persone che mi dicono che devo stare fermo. Torniamo a vincere in casa, va bene? Forza ragazzi, vamos Virtus! Ha tolto l'espressione più significativa al buon Facebook perché non si poteva mandare, ma questo... Poi francesismo, però vabbè. Sappiamo cosa ha detto, la cattiveria giusta, e questo ci fa piacere per lui, il ragazzo. In bocca al lupo, andiamo a vederci nel frattempo. La squadra poi è dedicata con l'ascesa in campo, lo striscione, è ovvio, le maglie bianche, ma sembra che il grosso del pericolo sia passato. Stiamo sempre col sembra, perché anche se è uscito dalla terapia intensiva oggi, sai, quando c'è di mezzo la testa non è mai bello facile parlarne. Questo è l'inizio della partita, una partita dominata, non c'è stata storia, Sergio, ieri subito dal primo minuto non Virtus c'è stata ieri storia. Io questo subito il gol, ha fatto una delle partite più belle che ho visto io giocare, la Virtus Lovere, e ti dico anche, cioè, più belle anche da quando l'allenavo io, per dirti. Io davvero ieri ho visto una grande partita, una determinazione, ho visto mettere in difficoltà la squadra avversaria in continuità. Cioè, alla fine del primo tempo erano 2-0, ma potevano essere 3 o 4, perché hanno preso palo clamoroso, un paio di parate del portiere. Hanno giocato davvero una grande partita. Ecco, l'unico rischio, secondo me, che hanno corso è stato questo qua. Che l'ha aspettata. Perché stava aspettando troppo, stava guardando in giro per dove calciarla, quasi l'attaccante gli fa il gol. Però, ecco, ieri ha fatto davvero una grande partita. E... naturalmente poi gli episodi, come questa sappiamo, è la traversa, questa poi, è la traversa, poi guarda la parata che fa sulla respinta, sul colpo di testa con la palla davvero, già quasi in posta, esattamente, sì. Molto bravo anche il portiere. L'Atletico, diciamo che, ecco, ti chiedo quanti dei meriti dell'Atletico e quanti sono i meriti allora della Virtus. Ne abbiamo parlato anche alla fine del primo tempo. Secondo me l'Atletico ha fatto qualche errore e sono venuti a mancare in mezzo al campo. Loro giocano con questi due giocatori di colore, uno davanti all'altro praticamente, però quando si alzava il numero 7 Cancelli sulla destra e perdevano palla, la Virtus ripartiva con due giocatori, sia Bertoletti o Filippi e Bertoletti, e non li prendevano quasi mai, erano sempre pericolosissimi. Però il gol poi del Cino, un Eurogol, naturalmente ha dato il là a questa prestazione, perché pronti via sono andati in vantaggio, penso che uno dei primi minuti. Sì, al primo minuto e mezzo, questo è il 2-0 di Belotti al 45esimo. È vero, uno dice ha segnato il primo 45esimo, sì, è fortuna, ma ieri sembrava che potevano segnare prima o poi in mezzo, cioè. Esattamente, in mezzo a questo periodo, cioè il Sannico davvero ci ha capito poco, hanno continuato a giocare, hanno provato a giocare di fraseggio, non ci sono mai riusciti perché in mezzo al campo erano sempre in inferiorità numerica, hanno cominciato a mettere queste palle lunghe, ieri grandissima prestazione del Paul in fase difensiva alla Virtus, e di conseguenza per loro è stato buio.
Eri presente a vedere Virtus Falco, sì. 5-0? Mancava Polini su Mostabilini. Allora, cioè, Polini io penso che in questa squadra sia uno dei pochi insostituibili. E poi hanno anche solo fisicamente come prestanza. L'anno scorso c'era Teddy Tedeschi che fisicamente non è naturalmente come Polini, però fisicamente ci poteva stare. Zucchetti non è Polini, Cortali non è Polini. Fisicamente quel giorno lì Mostabilini le prendeva tutte di testa. Ieri questi ne hanno prese quasi nessuna, hanno pizzicato qualche pallone, ma... Che anche loro fisicamente, esattamente, Belen era impressionante, cioè... Infatti Belen col Sarnico è stato lui quasi a decidere la partita, a far salire i cancelli eccetera, ieri non l'ha fatto. Invece questi sono gli episodi, ma oramai qua la partita era incanalata in una certa maniera. La paura è quando nel secondo tempo, sai, entra Sora, questo è il calcio di rigore, e il neo è questo, perché sarà espulso Polini. Insomma, nelle munizioni ti mancherà Polini a giocare a Paladina domenica. Sì, però ci sta, nel senso che un fallo onesto non l'ha fatto apposta, però ci sta anche il rigore, perché la mano era larga e di conseguenza poi il rigore viene sparato alle stelle. Dopo il 4-0 è eclatante. Se fa rigore faceva probabilmente, sarebbe finita 3-1, perché mancava poco alla fine, sul ribaltamento di fronte al rigore sbagliato viene il rigore su Belotti, successivo su Belotti. Belotti ieri imprendibile, per quelli del Sarnico, penso che il numero 2 del Sarnico se lo sognerà per settimane, insomma, ecco. Ci fermiamo, vuole pubblicitario, poi rientriamo, parliamo ancora di questa partita, sentiremo interviste anche di Gualeni e Vizioli, di Matteo Gualeni e Vizioli su questa partita. Pubblicità. Dai, partiamo con le interviste che arrivano dal campo di Lovere. Io partirei prima con Vizioli, il direttore sportivo della formazione dell'Atletico Sarnico, che ha ammesso anche lui, non c'è stata storia. Sentiamo. Sicuramente la partita oggi è stata interpretata male dai ragazzi, quindi il Lovere ha legittimato la vittoria in maniera assoluta, quindi forse un po' troppo rotondo, però 4-0 sul giornale fa rumore. Effettivamente le occasioni ci sono state, abbiamo sbagliato anche un rigore. Vabbè, fa poco conta, alla fine, come dico io, vincere 2-0 per 3-0 non cambia molto, 4 fa un po' troppo rumore, speriamo che ci sia una sconfitta, diciamo, che ci possa far bene, comunque ci sta, insomma. Il 4-0 non l'ho mai perso, neanche quando giocavo, e soprattutto anche perché esci dal campo con due munizioni per proteste, non abbiamo fatto neanche un calcio all'avversario. E quindi sicuramente il Virtus Lovere oggi aveva più benzina, avevano voglia e hanno vinto meritatamente, su questo non ci sono dubbi. Ma secondo me non abbiamo messo in campo per una partita del genere. Io so che la Virtus è un po' attardata nella classifica, ma è una squadra che oggi infatti ci ha fatto vedere cosa è capace di fare. Però noi siamo tutti qua a Lovere a fare la gita. Se viene a fare la gita a Lovere, vai a casa, mangi gelato qua sul Lungolago, vai a casa. Non c'è tanto da dire. L'Almè è una formazione che conosco qualche elemento, sicuramente è una rosa competitiva, però credo che il campionato deve ancora dire veramente le sue vere realtà. Io penso, visto che il Cenate si è avvicinato, a nomi comunque è una realtà importante. E poi secondo me fondamentale chi resta agganciato, poi anche a dicembre il mercato, una cosa e l'altra fa la differenza, cioè l'importante è vedere chi arriva a dicembre, se l'Almè arriva a dicembre con 5 punti di vantaggio, probabilmente è una società che può inserire anche altri nomi e sarebbe difficile riprenderla. Chiaramente non sto parlando per quanto riguarda i nostri obiettivi, che sono di fare un campionato tranquillo e magari togliersi qualche soddisfazione, non dobbiamo ancora rincorrere nessuno assolutamente, sto parlando in generale del campionato. Mentre Sergio e Luca stanno guardando Flaccatori, poi ne parliamo. Stefano, volevi dire? No, due cose rapidissime. Bam, basta. Ciao, ho già finito. Vizioli, onestissimo, ha criticato molto i suoi, onestissimo. Sull'Almè abbiamo parlato spesso di campionato equilibrato, ed è vero, però non dimentichiamo che l'Almè ha fatto 19 punti in 7 partite. 6 vittorie, un pari. Tra i campionati che seguiamo è la squadra che ha fatto più punti in assoluto. Poi possiamo dire, possiamo parlare che finora anche l'Almè ha affrontato domenica Lovere, l'unica, poi tutte le altre che sono in fondo alla classifica. Domenica c'è il Almè Falco. Esatto, domenica c'è il Almè Falco, dunque Luca Giudichi sappiamo dove sarà, una partita importante, e da lì vedremo questo Almè, che tanti dicono è una squadra un po' di vecchietti,
Tanto per farci telefonare anche da almeno. Fizioli ha detto le parole corrette, bisogna vedere a dicembre in questa situazione. Bravo. Perché poi a dicembre poi ognuno, chi ha la possibilità, se si trova naturalmente nella condizione di... fa magari quello sforzo per la Juventina poter... Covo ha inserito Pezzotta l'anno scorso, esatto. Che poi la sì, beh, lo stesso almeno l'anno scorso era molto ambizioso, era arrivato Mario Astolfi in panchina nel ritorno e speravano all'inizio di vincere il campionato con Vicari e Franchini davanti, poi hanno cambiato, è arrivato Astolfi, erano comunque ambiziosi anche se poi hanno finito a metà classifica e quest'anno sono ripartiti con le stesse ambizioni. Per me qualcosa meno del campionato l'anno scorso, almeno lì le due o tre davanti hanno, è più equilibrato quest'anno, l'anno scorso Juventina Covo e Falco avevano qualcosa ancora allora. Più così, io ecco, vi dico la verità, io l'Almè davvero di queste qua è quella che conosco meno. Di quelle che abbiamo visto fino adesso, Falco, Virtus, Atletico, sicuramente il livello è molto ravvicinato. Le partite poi, i risultati eclatanti, possiamo fare l'esempio anche di Virtus-Falco. La Virtus ha perso 5-0 con la Falco, ma la differenza non è di 5 gol tra le due squadre, naturalmente. Sì, certo. Perché se Gelfi fa il gol dell'1 pari alla fine del primo tempo su rigore, che ha sbagliato il rigore... Poi la partita può cambiare. La Falco ha meritatamente vinto, naturalmente, perché poi, come si diceva, quando perdi 4-5-0, cosa vuoi dire? Non c'è niente da dire. Ah, cioè, sì. Come è ti stato piangi addosso per niente. Quindi, sì, ma inevitabilmente, però, quando le partite sono molto equilibrate, poi gli episodi le spostano. Però, ecco, per dire, i livelli delle squadre, queste quattro squadre sono più o meno simili. Sì, è vero. No, voglio sentire prima cosa stai dicendo su Flaccadori. Poteva prendere il primo gol. Stavo dicendo che secondo me un portiere fortissimo come lui, mi pare che ho la sincope, devo fermarmi. Guarda, perché abbiamo un regista, voi dovete da casa che ci dà gli input che a volte non capiamo se dobbiamo fermare. Fermiamo, andiamo. Ci fermiamo, andiamo. Vai. Cioè, per me, secondo me, un portiere così forte è il primo gol, anche se, come dice Ualo, è un euro gol, un portiere come lui poteva pararlo, perché comunque ha calciato direttamente da Bienno. Però ha fatto un bel gol, però ha fatto due parate devastanti, ha tenuto in piedi la partita per un po' da solo, perché quella sulla ribattuta la può fare solo un fenomeno come lui, anche quella sul primo palo. E stavo commentando con Gualo mentre scorrevano le immagini che secondo me il primo gol poteva pararlo, ma poi ha fatto due grandissime parate. Ex primavera d'Atalanta, Flaccadori, questa è l'occasione dopo. È il primo Felix, tiro da lontano. Questa è la traversa, non ci poteva mai arrivare, aveva fatto una gran giocata Belotti e poi grande parata questa. Su Filippi. Grande parata, poi la vediamo anche su Gaccia. Sì, beh, ma ha dato anche l'impressione di essere in campo, di esserci come portiere all'interno dell'area di rigore. Io anche sul due bei portieri, tutti e due c'erano in campo. Io. Sì, sì, anche se Poetini è stato poco impegnato, cioè dal punto di vista, ecco, da rammarico, diciamo così, di una squadra forte come l'Atletico Sarnico, è che di tiri in porta ne ha fatti veramente pochi. Ha avuto un paio di occasioni, un'occasione clamorosa all'inizio del secondo tempo sul 2-0, su un errato disimpegno, ma non sono arrivati a tirare in porta. Qua l'ha dato fuori il calcio di punizione, ma il fallo per me... No, secondo me ha fischiato, se fosse stato in area non l'avrebbe neanche fischiato, è cominciato fuori e poi è continuato in area, diciamo. Prima di sentire Gualeri, Matteo Gualeri, è vero che al di là dei quattro gol segnati, e questo è importante per Virtus Lovere, è con l'Atletico Sarnico non subire, che è importante, perché l'Atletico Sarnico è una squadra che subisce, è vero, tanti gol, ma ne segna anche tanti con Sora, eccetera, e invece ieri, come ha detto Sergio, pochi tiri in porta, e questa è stata... Dico la verità, a me dietro non sono piaciuti molto. E infatti loro subiscono, nell'arco del campionato, subito tanti gol, l'Almè è più pratico, l'Atletico è già diverso. Sentiamo, dai, il mister della Virtus Lovere a fine partita. Sì, guarda, sono veramente contento perché i ragazzi mi hanno dato una grossa soddisfazione. Oggi c'erano parecchie motivazioni, una su tutte, quella di dedicare i 3 punti a Luca. Ce l'abbiamo fatta, quindi sono veramente contento. La partita è stata dominata dal primo all'ultimo minuto e bene, complimenti ai miei ragazzi. Ora da qua ripartiamo per il campionato che è ancora lungo. Guarda, ti devo dire la sincera verità, noi, a parte la partita con la Falco dove proprio c'è stata una non partita, tutte le altre partite in questo campionato sono decise da episodi e
alcuni episodi ci sono girati a nostro sfavore, ma io devo dire che anche domenica scorsa dal me io ho visto una squadra che ha fatto una buona partita, magari è mancata un po' di decisività davanti, però comunque noi la partita la facciamo sempre, dopo non sempre riusciamo a portare a casa i tre punti, però come prestazione io quest'anno sono comunque contento. Mancato qualche risultato, ma adesso sono sicuro che da qua alla fine del girone d'andata riusciremo a risollevare un po' la nostra classifica e poi vedremo per il girone di ritorno. La partita è stata preparata bene, abbiamo fatto una buona partita in fase di proposizione, dopo appena perso palla i nostri centrocampisti subito si alzavano, andavano a pressare e la partita si è un po' decisa lì, sulle seconde palle eravamo sempre presenti, facevamo sempre la superiorità sugli esterni con i cambi campo di Belinghieri, quindi la partita è stata letta bene, poi comunque a prescindere dall'avversario il nostro gioco è un po' questo e quindi non c'è stata grossa differenza, certo oggi c'è stata più incisività davanti e lì questo ha fatto la differenza. Chiudiamo con un messaggio che è arrivato, c'è stato confermato negli spogliatoi prima della partita da Bomber, da Luca Vielmi, che insomma questo dà una grossa speranza. Questa è la notizia più importante della giornata e siamo contentissimi, adesso avrà davanti a sé una lunga strada per una riabilitazione, ma sicuramente sono sicuro che lo aspettiamo fra di noi e sono sicuro che lui rientrerà più forte e più voglioso di prima, lo aspettiamo a braccia aperte. Una battuta mentre vediamo i tre gol del Gorle, in quel disegno allora poi passeremo alla seconda categoria con i sei gol della Gandinese, la vittoria del Sovere eccetera, insomma. Sì, abbiamo sei minuti. Qua la seconda categoria è diventata importantissima. Non abbiamo Gandinese, allora andiamo a immagini del Sellero e dopo commentiamo velocemente. Tanto ci sono i tre gol da vedere di questo Gorle, soprattutto di questo Gorle che è lì anche lui, con una sorpresina anche lui. Vabbè, che vince la Sellero. No, ma il Gorle fa sempre una buona, fa sempre un campione. No, il Gorle, se tu ci fai caso, è sempre alla sinistra. Sì, nella zona vicino, esatto. Sempre, tutti gli anni, lui fa il suo campionato, fa sempre il campionato da vertice. Poi, questo gran bel gol comunque. Altro che. Alla fine, sai, nel contesto, ieri io non so Flavio cosa possa fare, cioè, io non so, più che può dirlo Sergio, cioè. Purtroppo il Sellero ha perso dei giocatori importanti, hanno fatto giustamente, in base a quello che è la loro diciamo così, possibilità, la loro situazione, hanno inserito tanti giovani, tra l'altro hanno avuto anche la sfortuna di alcuni di quei, diciamo così, giocatori importanti, alcuni anche infortunati, e quindi è un momento un po' tribolato. Cioè, già al completo penso che il Sellero sappia di fare un campionato con il coltello fra i denti, insomma deve lottare per salvarsi e evitare la fatidica ultima posizione e lottare nella zona bassa della classifica. Fino a ieri Paolo dicevamo Villadogna, Sellero un po' di battaglia la faceva, Villadogna Nazionale andava a segnare, invece no, la battaglia la farà sempre. Sì, sono convinto che il Sellero, come dice Sergio, la battaglia la fa. Il problema è che purtroppo non basta, ci sono tantissimi giovani che naturalmente pagano lo scotto dell'età e dell'inesperienza, i cosiddetti vecchi non mi sembrano più tanto, come dire, competitivi, a vedere anche un po' le immagini, e Trovadini credo che soffra come una bestia nel vedere la sua creatura, perché lui è Sellero, nonostante abbia allenato anche da qualche altra parte, ma è Sellero, quindi credo che sarà veramente molto difficile riuscire a salvare questa stagione. Ok, anche perché, andiamo, anche perché dal mercato credo che arriverà poco o nulla. Altro gran gol su punizione, il gol ci ha pensato poi a infierire. Bel gol, per i primi di testa spettacolare, non pronuncio il nome perché è impronunciabile, non riesco a pronunciarlo io, il giocatore che ha segnato la formazione del gol, bravissimo. Allora, seconda categoria, i risultati sono questi che arrivano con le vittorie di tutte. Ah, gol del Villadogna, il calcio di rigore. Sì, mandami il calcio di rigore del Villadogna, importante. Sì. Calcio di rigore che ha dato il successo praticamente alla formazione del Villadogna, è a rigore filmato da una tifosa, Luca Giudici ce l'ha girato, grazie alla tifosa del Villadogna. Cominciamo a aprire a questi tifosi che magari col cellulare, se c'è un rigore, eccetera, eccetera. Certo. Stavo parlando. Non è che si può vedere. È calciato forte, è stato bravo a calciare forte. Da, ah,
Uccelli che ha segnato, segnato praticamente il 2-0, poi arriva là il 2-1, il primo gol invece è stato di Acquardì, sì, che di testa. Ha dato questa vittoria importante, sono contento per Simone Trussardi. Seconda categoria, i risultati sono questi: l'FCN 3-3, Grandinese 6-1, Immacolata Zano Sovale 2-3, Selvino Albino 1-0, Nembrese Casnico 2-1, Altanese Baradello 3-1, Boccaleone Rovetta 1-1, Bergamo Alta vince con San Tommaso al 94esimo 4-3. Subito è che dopo essere cadute tutte e due hanno vinto tutte e due le prime, cioè Selvino e Bergamo Alta. Ma diciamo invece che la continuità di Sovere e Grandinese, che sono quelle. Sì, però intanto le prime sono Selvino. Hai capito? Sai, dopo una caduta magari cadi ancora, invece ma hanno risposto. Ancora, ma non devi cadere ancora, cioè il Bergamo Alta sta dimostrando una continuità che sì, non ha vinto al 94esimo San Tommaso. Vince, però vince, esatto. Però vince, ha preso tre gol da San Tommaso, ultima in classifica, però sta vincendo e sta dando continuità ai risultati, quindi probabilmente non è proprio così una meteora. Selvino si sta dimostrando una grande squadra e non dimentichiamo che l'armata offensiva della Grandinese è devastante, cioè Masinari ha portato a casa un altro pallone. Tre partite in casa, 9 gol. Ha portato a casa ancora il pallone anche ieri, continua a segnare fior fior di gol. Non dimentichiamo che comunque il Sovere sta facendo un gran campionato. Che ha sbagliato un calcio di rigore. Il Marta, cioè un bel campionato questo, per me quello che stiamo dicendo è livellato sull'alto. Mentre mi dà la classifica, eccola qua, proprio vediamo qua, la sorpresa per me è un po' il Bergamo Alta, poi si stanno arrivando tutte le candidate, perché anche la Nembrese è un'altra bella squadra che sta arrivando dentro, senza essere una sorpresa, sta arrivando dentro in zona playoff, Sergio. Sì, sicuramente questo girone avete detto bene, ci sono 4-5 squadre di livello. Manca l'Efe e Rovetta, secondo me. Ma il livello è molto alto, cioè io ho visto Sovere Grandinese in Coppa, Sovere l'ho seguito 2 o 3 partite, cioè sono davvero squadre per la seconda categoria, cioè se tu vai a leggere anche le formazioni dei giocatori che compongono queste, la rosa di queste squadre, sono squadre sicuramente di primo livello e in seconda categoria. Queste squadre, tante di queste 4 che abbiamo nominato, se le mettiamo in prima categoria, si secondo salvano. Me si salvano, ma non solo, alcune, cioè possono anche combattere, diciamo così, per qualche posto al sole, insomma, ecco. È ovvio che siamo lì, 18-18, 16, il vantaggio del Sovere è che comunque prosegue anche la striscia in Coppa, che Sovere, sembra un piccolo vantaggio, poi adesso avrà Seriate, andrà a affrontare la formazione Seriate, un'altra formazione di tutto rispetto. È quinta nell'altro girone Seriate. È una delle blasonate, ma è in difficoltà nell'altro girone. Io sono convinto che il Sovere in questa categoria possa, cioè non ha paura di nessuno. Sì, sì, adesso ha inserito altri giocatori di un certo livello, è arrivato Vergazzoli, è arrivato Pedersoli davanti, cioè... Adesso la squadra c'è, anche i cambi in panchina, ci sono cambi importanti. Adesso in panchina o sta Battista in panchina, o sta Pedersoli in panchina, cioè, o sta Camanini in panchina. Odelli. Cioè, no, Odelli sta mia in panchina. Sì, ok, però c'è davanti... No. Ieri è stato perché è entrato dopo, probabilmente non stava bene. Davanti veramente... Però cioè, hanno un potenziale offensivo devastante. Per me, dopo senza tutte le altre, quelle due che sono dietro in questo momento, le due seconde... le ritroveremo io sono convinto anch'io che alla fine, cioè con la nuova Selvino non l'ho ancora vista. Bella squadra, retrocessa anche l'anno scorso la prima, però anche la Nembrese sicuramente una bella squadra, ma secondo me il campionato Grandinese e Sovere cominciamo subito a tastare Selvino. Il derby, il derbissimo domenica, cioè Casnico Grandinese, quindi domenica io dalla però mia valori io ti do gli input però. Della mia schedina. Adesso andiamo con la schedina. No, te lo dico perché siccome che esatto, è mezzanotte, la mia schedina è un risultato importante. Ho messo la vittoria della Grandinese, ma il derby è sempre il derby. C'è anche Baradello Lef con il Lef, che di fatto è l'ex Baradello dell'anno scorso, perché ha tantissimi giocatori. Che è dietro anche la formazione del Baradello. Vai con la schedina, così segniamo velocemente. Sì, così poi andiamo a chiudere. Mia, quindi... Questa è la schedina. Vai, facciamo giro. Albino Gandino, Cologno, partendo da Stefano. 1. Carmi? Allora, io ho messo 1 e Paolo ha messo 1. C'ho qualcosa di Paolo. E Sergio? 1. Poi andiamo con Vertovese e Nuova Giussano. 1. 1 e 1 anche Paolo. Sergio? 1. È contro la capolista, siete così sì, fiduciosi da sì. Vertovese. Darfo Cazzago Bornato? 1. Io ho messo 2 e Paolo ha messo X. Anch'io metto X. Poi Casazza Bergamo Longuelo. X. Io ho messo 1, Paolo ha messo 1. Anch'io metto 1. Non è una partita semplice per i Casazza. Gavarnese Azzano. 1. Io e Paolo abbiamo messo 1. Io metto X. Poi abbiamo Pranghese San Pellegrino. 1.
Io e Paolo abbiamo messo uno. Uno. Villongo San Giovanni Bianco. X. Io e Paolo abbiamo messo due. Io metto uno. Che Villongo, attenzione, perché poi soprattutto in casa, una squadra molto aggressiva, vediamo qua questo segnale San Giovanni Bianco com'è. Almè Falco. Uno. Bella partita questa. X. Paolo ha messo X, io ho messo due. Poi Cenate sotto Villadogna. Uno. Io ho messo X e Paolo ha messo uno. Io metto uno. Val Cavallina Sellero. X. Partita disperata. Paolo ha messo uno, io ho messo X. Io metto X per solidarietà. Paladina Virtus Lovere. Due. Io e Paolo due. Sì, due. Poi abbiamo Baradello Lefe, partiamo con la seconda, derby, vabbè derby, qua sono tutti derby ormai. Baradello Lefe. Due. Io e Paolo abbiamo messo uno. X. Bergamo Alta Selvino. X. Io sappiamo e Paolo abbiamo messo X. Uno. Sappiamo che il Baradello o vince o perde, finora o vince o perde. Casnigo Gandinese. Due. Io e Paolo abbiamo messo due. Due. Poi c'è Rovetta San Tommaso. Beh, uno. C'è qua Rovetta. Paolo ha messo uno e io ho messo uno. E poi arriva Sovere Rotorio Zanese, anche qua sembra scontata. Uno. Io e Paolo uno. Uno. Questa è la schedina, questa volta teniamo segnata. Segniamo la segnata, Stefano, diamo il compito e poi me la dai perché sennò viene persa. Andiamo a ringraziare praticamente chi ha lavorato dietro le quinte, soprattutto che ha portato tante immagini come di consueto. Cioè, qui soprattutto che ha portato le immagini, ringraziamo Luca Giudici. Giudici che ha portato su sei adesso campi. Chiedo che comincino gli anticipi dal venerdì, ci mettiamo Luca dal venerdì a lunedì. Andiamo a fare più tante partite, ma sono state tante immagini, grazie anche a Mologna e a Gavarnese, a tutti quelli che hanno collaborato con noi, a Bau per il Val Calepio, insomma, alle immagini che arrivano. Grazie a Sergio Boleri. Grazie a voi, buona panchina. A tutti. Sempre pronto, Sergio? No, tranquillo, tranquillo. Tanto tu la domenica sei sui campi lo stesso. Ah, io la passione c'è, quindi io la domenica la partita vado sempre a vederla una volta l'altra. Però se chiamano, Sergio, c'è. Paolo Piccinelli, Luca Carminati, Stefano Savoldelli, i nostri sponsor, come di consueto, che fanno sì che vada in onda la nostra trasmissione, Riccardo, insomma, Felice, tutti quanti andiamo a ringraziare, ma non finiamo qua, perché lunedì prossimo torniamo ancora alle 20:10 con tempi supplementari. Buona serata.